Bene, allora diamo inizio a questo nostro pomeriggio. Io sono Lorenzo Valgimogli, funzionario di questa soprintendenza, che vi parlerà con più voci. La mia sarà quella delle 17:20, quando sono previsto in relazione. E un'altra è quella della nostra soprintendente, perché appunto oggi non è potuta essere presente qui con noi per un impegno che aveva già preso da molto tempo. Mi ha mandato due righe da condividere con voi e quindi ve le leggo, due righe di saluto. La nostra soprintendente, architetto Eugenia Valacchi. La soprintendente porge i suoi saluti al pubblico e ai relatori, ringraziando questi ultimi per la partecipe collaborazione, sia per la giornata odierna, sia soprattutto per il supporto, la cooperazione, il generale clima di solidarietà che si è creato l'anno scorso al tempo dell'alluvione. Si scusa per non essere qui con noi oggi, ma purtroppo un impegno improrogabile la costringe fuori sede. Ringrazia moltissimo il dottor Michele Di Sivo per l'impegno profuso un anno fa e per la graditissima presenza di oggi, a testimonianza di quanto i beni culturali abbiano bisogno di competenze, passione, dedizione e fermezza. Un sentito ringraziamento a tutti i presenti, dunque, alla Regione, ai rappresentanti dei comuni, alla Protezione Civile, al Nucleo Tutela dei Carabinieri, ai volontari, al personale del nostro Ministero, che con assiduo lavoro permette la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio culturale. E un'altra voce dell'ultimo momento è quella di Elena Pianea, che purtroppo appunto mi ha mandato un messaggio un'oretta fa alle 15:14, allorquando è stata convocata dal Presidente e quindi è dovuta recarsi dal suddetto. Buongiorno Lorenzo, mi scuso ma sono stata convocata ora dal Presidente, purtroppo non credo di riuscire a raggiungervi, scusami con tutti i partecipanti al convegno e salutali. Ecco, un saluto di Elena Pianea, con la quale appunto abbiamo collaborato a strettissimo contatto, ma ecco, di queste cose credo che potrà accennare appunto il nostro ex soprintendente Michele Di Sivo, che tutti voi conoscete, soprintendente all'epoca dei fatti, e quindi chi meglio di lui può introdurre il pomeriggio di oggi. Ecco. Grazie. Vediamo se questo funziona. Funziona? Mi sentite? Allora va bene, questo poi quello lo puoi tenere tu, tanto tornerai nelle tue varie vesti, tra cui quella di coordinatore, insomma, insieme a me di questo nostro incontro, che mi fa molto piacere, al quale mi fa molto piacere esserci, per tante ragioni. Quindi insomma inizio col dire che il primo piacere è semplicemente quello di tornare in questo istituto e in questa soprintendenza che ho diretto per un triennio circa. Ed è stato un triennio, mi fa piacere anche perché è stato un triennio pieno di problemi, sembra un paradosso, ma non lo è, perché molti di questi problemi li abbiamo risolti oppure li abbiamo messi nella traiettoria giusta perché potessero essere risolti. E questo ovviamente trovo che sia molto importante per me, per l'esperienza che ho fatto qua di questo triennio, è sicuramente molto importante perché l'abbiamo vissuto con grande intensità, devo dire con grande intensità, su tutti i problemi che abbiamo affrontato, molti dei quali sono stati problemi imprevisti. Ora è chiaro che tra i problemi non facilmente prevedibili, quelli relativi a casi come l'alluvione sono tra i più, è complicato oggi come oggi dire tra i più imprevedibili, perché in realtà forse dovremmo cominciare a prevederli e dovremmo cominciare ad attrezzarci in maniera, entro subito in media stress, attrezzarci in maniera strutturata per questo tipo di problemi. È chiaro che qui siamo a Firenze, tutti abbiamo dietro le immagini, l'ombra dell'alluvione del 1966, ma qui non è più solo questo, qui si tratta anche di rischi che sono su tutto il territorio, come avete visto da Valencia, non soltanto italiano,
e anche di grande portata. Naturalmente prevedere questo comporta comunque avere una dose di imprevedibilità, questa è una cosa che ho capito, cioè è impossibile prevedere tutto, anche se ci attrezzassimo per questo tipo di eventi, e lo dobbiamo fare, in Toscana e in Emilia Romagna lo dobbiamo fare. Io, pure se in pensione da qualche settimana, guardavo la televisione sull'alluvione in Emilia Romagna, sull'ultima di quest'anno, e sulle piogge qui in Toscana, sempre con un occhio attento a quello che era successo l'anno prima. Per fortuna non è successo niente, ma occorre tenere vigilanza sempre molto alta per queste cose, ma occorre sapere che bisogna essere preparati all'imprevedibile, cioè prevedere l'imprevedibile, questo è essere cioè elastici. Io questo l'ho imparato anche in questo mettere insieme la rigidità delle decisioni una volta prese, ma anche la capacità di modificare rapidamente delle decisioni. Ecco, questo per me è stata un'esperienza importante l'anno scorso, è stata un'esperienza complessiva l'anno scorso su questo, perché noi abbiamo avuto l'anno scorso questo evento disastroso che ha colpito ovviamente le case delle persone, quindi è stata terribile perché ha colpito le persone, ci sono state delle vittime, e quindi quello in primo luogo è stato l'elemento fondamentale di cui abbiamo dovuto tener conto anche noi con la Protezione Civile, naturalmente, perché è evidente che poi c'è una gerarchia di priorità e quelle vengono sempre comunque prima. Poi, per quanto riguarda i beni culturali, noi l'anno scorso abbiamo avuto un problema specifico, cioè non ci sono stati grandi danni ai beni artistici, ma invece i danni sono stati praticamente in relazione ai beni culturali quasi esclusivamente sui beni archivistici, che insomma è una cosa un po' non così frequente, insomma, e non è stata priva di problemi per noi dentro l'amministrazione. Abbiamo dovuto orientarci su questo perché c'era uno specifico nostro degli archivi, il che ha comportato naturalmente qualche difficoltà, non lo nascondo, perché non siamo nelle favole, siamo nella realtà, e la realtà è fatta di soluzioni di problemi ma anche di criticità, quindi su questo è stato difficile muoversi subito con l'amministrazione, con la nostra amministrazione, però poi pian piano ci siamo arrivati, l'abbiamo fatto, anche noi abbiamo preso cognizione di questo, del fatto che c'era uno specifico degli archivi e delle biblioteche, e quindi abbiamo cominciato a muoverci noi, sentendo per esempio la Soprintendenza dell'Emilia Romagna, con la quale sono stato in contatto per capire la loro esperienza, che era di poco precedente, perché la Soprintendenza dell'Emilia Romagna aveva dovuto trattare lo stesso problema pochi mesi prima, e quindi vedere anche insieme a loro come si erano mossi, cercare di identificare i problemi. E noi abbiamo avuto, come tutti voi sapete, soprattutto in tre comuni in particolare sono stati colpiti, Quarrata, Campi Bisenzio e Montemurlo, e quindi chiaramente ci siamo mossi rapidamente per intervenire su questi territori, ma poi abbiamo avuto anche invece l'altro problema dell'outsourcer che aveva in seno circa 20 archivi comunali, e quindi ci siamo dovuti muovere secondo un'altra modalità per queste due diverse situazioni. Abbiamo avuto anche delle difficoltà interne, perché naturalmente le persone che lavorano nella soprintendenza vivono anche sul territorio. Noi abbiamo avuto un grosso problema, ora abbiamo qui con noi la nostra collega che ha avuto anche dei danni suoi nella zona di Prato. Sembra un fatto che può essere, come dire, casuale, che non incide sul lavoro della soprintendenza? No, incide, perché la collega era la nostra focal point e quindi era quella che doveva trafficare, dirigere il traffico della corrispondenza del protocollo, e la soprintendenza si è trovata anche priva di questa professionalità importante per ragioni più che legittime. E quindi ci siamo trovati di fronte all'imprevedibile, vedete, questo è un elemento imprevedibile che però un'organizzazione del lavoro deve risolvere, e quindi una situazione come questa che ti mette in crisi dal punto di vista dell'organismo nevralgico, perché era un momento in cui bisognava corrispondere e quindi invece il protocollo aveva questa criticità piuttosto grande. Una situazione con un danno ai comuni, con i loro archivi comunali nei loro comuni, quindi a un ente pubblico col quale la soprintendenza, che è un organismo pubblico, si rapporta da pari a pari, o comunque da ente pubblico a
ente pubblico e invece una situazione con un soggetto privato che aveva in seno dei beni culturali, quindi di interesse pubblico. Quindi un problema giuridico e amministrativo che la sovrintendenza, il sovrintendente, ma la sovrintendenza nel suo insieme, ha dovuto affrontare e porsi nel giro di 12 ore. Ecco, anche elementi, diciamo, non prevedibili, perché le complessità non sono così prevedibili a questo livello, non era facile immaginare che una sede legittima, che legittimamente conservava archivi e che aveva tutte le autorizzazioni, poteva subire danni di questo tipo, anche se un giornale aveva scritto che il sovrintendente non avrebbe dovuto autorizzare il trasferimento degli archivi in quella sede, come se il sovrintendente potesse 6 mesi prima o 5 mesi prima prevedere che proprio là ci sarebbero stati dei danni in un luogo che era autorizzato dai vigili del fuoco, no? Argomenti piuttosto sciocchi e che purtroppo su cui io non ho voluto polemizzare all'epoca, perché sono un uomo delle istituzioni e non ho voluto che la sovrintendenza in un momento così delicato potesse essere oggetto di polemiche, ma siccome ora sono in pensione posso dire che questo tipo di affermazioni non fanno onore all'intelligenza e alla autorevolezza di chi le ha pronunciate. Dovrebbe rivederle, perché sono cose che il sovrintendente non poteva fare. Se le avesse fatte sarebbe in corso in un ricorso che i ricorrenti avrebbero vinto, perché quel posto era autorizzato dai vigili del fuoco e nessun sovrintendente ha un cartomante vicino che prevede appunto l'imprevedibilità. Purtroppo la sovrintendenza ha dovuto affrontare tutti questi problemi e io sono... Vi saluto non con un saluto formale, loro mi conoscono, non faccio mai saluti formali, per dirvi che è un saluto, sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. Noi abbiamo risolto tutti questi problemi, ho chiesto a un archivista di fare da gestore del protocollo, Elena, che sta qua, ho chiesto al vice sovrintendente di stare qui con me, quindi abbiamo fatto, non abbiamo avuto una unità di crisi, perché il nostro ministero non l'ha configurata, però l'abbiamo fatta insieme a Regione Toscana. Ecco, qui voglio dire questo, che è molto importante, Elena non è potuta venire, ma lo dico io, cioè un elemento molto importante che devo dire, devo riconoscere e sono contento di farlo, è che c'è stato un rapporto virtuoso con Regione Toscana. Insomma, noi ci siamo confrontati costantemente e abbiamo risolto il problema dentro l'unità di crisi di Regione Toscana. Non c'è stata una unità di crisi del nostro ministero, ma noi abbiamo partecipato insieme a questa unità di crisi. Quindi anche da questo punto di vista è stata un'esperienza interessante, importante, che va considerata. Quindi è stato un lavoro costante insieme a Regione Toscana, di cui io posso dire solo cose positive in questa situazione, cioè è stato un rapporto positivo, costruttivo e abbiamo affrontato quotidianamente i problemi e risolti quotidianamente, come l'abbiamo fatto con il nucleo dei carabinieri, con il maggiore Mauti e tutti i suoi collaboratori. Mi pare sin dal primo giorno, mi sembra sempre, e siamo andati sul territorio insieme a loro, qualche volta è stato necessario, insomma anche sono stati necessari atteggiamenti anche energici, come Mauti ricorderà. Però lo abbiamo fatto, quindi abbiamo tenuto un gruppo, diciamo, di coordinamento e di controllo interno, io sono uscito solo in queste situazioni, e poi un gruppo di funzionari, praticamente tutti, che si sono mossi sul territorio nei 3 comuni, hanno fatto un lavoro egregio, fangoso, ma un lavoro straordinario. E siamo riusciti anche a mettere in raccordo altri funzionari di altri istituti fiorentini e della Toscana, perché noi non avevamo restauratori, che hanno collaborato con noi restauratori di altri istituti, l'Opificio delle Pietre Dure, la Biblioteca Nazionale, vorrei ringraziare Sidoti, col quale ho sempre parlato ma non l'ho mai incontrato, ma lo faccio qui pubblicamente, come l'Opificio delle Pietre Dure, perché abbiamo lavorato moltissimo anche sul problema del restauro e abbiamo fatto subito un coordinamento amministrativo, per cui le missioni, Elena lo sa benissimo, le abbiamo affrontate noi anche di tutti quanti, anche degli altri istituti, e tutto questo l'abbiamo messo in piedi in 3-4 giorni, affrontando poi anche il problema del privato. E anche là c'è stato un elemento nuovo, importante, forse Lorenzo ne parlerà meglio dopo, perché in quella situazione in cui abbiamo avuto un problema complesso dal punto di vista giuridico, anche in applicazione del codice dei beni culturali, perché avevamo di fronte un soggetto privato che in seno aveva
dei beni pubblici. Quindi l'intervento non era così lineare, non era così semplice, non era possibile chiedere risorse senza risolvere prima questo problema giuridico, che io ho potuto risolvere con una disposizione impositiva, di cui poi Lorenzo parlerà, che ho potuto fare sulla base della quale abbiamo poi avuto delle risorse dalla nostra direzione generale archivi. Sono arrivate queste risorse con le quali abbiamo cominciato a muoverci insieme a Regione Toscana per il congelamento dei pezzi, prima in un luogo, poi anche in un altro, ma insomma Lorenzo ne parlerà, e come parlerà anche delle implicazioni che sono arrivate successivamente quando abbiamo fatto questa operazione, e gli esiti che ha avuto questa operazione e la collaborazione con Regione Toscana, che è continuata anche successivamente, perché questi pezzi poi li abbiamo dovuti riprendere, i comuni li hanno dovuti riprendere e restaurare. Questo ha comportato anche un rapporto della sovrintendenza con tutti i comuni che hanno avuto dei danni, tutti quelli che avevano i loro archivi in questo deposito dell'outsourcer. Quindi, come si capisce da questo breve saluto non formale, il lavoro è stato articolato, complesso, e io sono venuto qui appositamente per questo, da Roma, per questo, perché volevo ringraziare i miei funzionari, tutti, del lavoro che hanno fatto e tutti i collaboratori che hanno lavorato con noi, tutti, perché è stato un lavoro veramente quotidiano, da mattina a sera, e di cui sono contento. È uno dei problemi di questo triennio che abbiamo risolto, e devo dire che è stato forse uno dei più complicati, no, Lorenzo, che abbiamo risolto. Quindi sono molto contento di potervi salutare in positivo, diciamo, ecco, perché stiamo parlando di qualcosa da cui siamo usciti, che per alcuni aspetti comporta anche dei precedenti utili per altri istituti, come il decreto che abbiamo fatto, come il rapporto con Regione, come il rapporto con i carabinieri, il modo in cui siamo mossi, come abbiamo risolto questo problema amministrativo e giuridico non semplice, e come poi abbiamo operato anche per i restauri successivi. Quindi vi ringrazio. Ringrazio Michele. Assumo la quarta voce, di cui non vi avevo detto prima perché me l'ero dimenticato, farò anche un po' di coordinamento, ma semplicemente cedendo il microfono, quindi solo per organizzare appunto i presenti al tavolo sulla base della scansione che ci siamo dati con i colleghi nell'organizzare il pomeriggio di oggi. E come forse avete visto dal programma, iniziamo appunto con una sezione l'evento, di cui parleranno i comuni del territorio in particolare, quindi chiamo al tavolo Claudia Cappellini, Silvia Floria e Marina Lelli. Cappellini del comune di Quarrata, inizia sì. No? Come, sì, come sì, scritto sì, qui? Come secondo l'ordine. Secondo non l'ordine. Gli ordini. Grazie. Bene, buonasera a tutti. E prima di tutto grazie per questa opportunità, perché rivedersi dopo un anno da quello che ci è successo è bello, come dicevo adesso il professore, prima di tutto perché siamo puliti, finalmente ci vediamo senza le tute, senza gli stivali di gomma, senza tutte quelle cose che per un bel po' di giorni sono stati un po' la nostra divisa quotidiana. Quindi rivedersi dopo un anno con delle cose fatte è sicuramente importante, proprio per condividere anche dove siamo arrivati. Allora, su quello che è successo, io ho portato, se non sbaglio, 16 fotografie, che magari chiamiamo il nostro tecnico per farcelo vedere, soltanto così per darvi un po' un'idea di quello che è successo. Perché altre volte, quando mi è capitato di andare in riunione oppure anche attraverso delle interviste che mi hanno fatto, mi hanno sempre fatto la stessa domanda: ma come avete fatto a mettere l'archivio storico nel sottosuolo della biblioteca? Allora, noi l'archivio storico nel sottosuolo della biblioteca ce l'abbiamo messo perché quando è stata aperta la biblioteca nel 2001, quella posizione è stata concordata con una serie di persone e soprattutto l'abbiamo posizionata la nostra biblioteca è
in una zona dove il rischio idraulico era in quel punto uguale a zero. 23 anni fa quella zona era considerata a rischio idraulico zero, per cui per noi non c'era il rischio idraulico. Infatti la prima persona che ho incontrato la mattina del 3 novembre, quando alle 8 sono riuscita ad arrivare a Quarrata dopo un'ora e mezzo di viaggio da Pistoia, che sono 15 chilometri, la prima persona che ho incontrato è stata la collega dell'urbanistica, che mi ha detto: Claudia, devo buttare via 22 anni di studi idrogeologici, perché tutto quello che avevamo previsto non serve a nulla, perché vedi che cosa è successo. Cioè, dovete pensare che nel centro di Quarrata c'era 2,5 metri di acqua. Le persone, per andare a trovare le persone anziane che ci avevano, nuotavano, perché non c'era modo entrare, non c'era modo camminare in un'altra maniera. Quindi perché l'avevamo messo nel sotterraneo? Perché era per noi il posto più sicuro, perché l'avevamo difeso dal fuoco, ci sono delle porte tagliafuoco, c'era tutto un sistema di impiantistica pensato per vedete, si vedono anche gli estintori. Quindi nessuno di noi poteva immaginare che succedesse questo. Ecco, scorrono le immagini, tanto sì. Insomma, c'è poco da commentare. Qui io non sono stata brava come i nostri carabinieri, perché prima parlando i carabinieri mi hanno detto che anche loro hanno un apparato iconografico, ma che hanno oscurato tutti i volti dei protagonisti, come si deve fare. Ecco, io me lo sono dimenticato, me lo sono completamente dimenticato. Fare una conferenza apposita, sì. La sensibilità. Ecco. In queste immagini vedete proprio le porte tagliafuoco tagliate, proprio piegate dalla forza dell'acqua, perché queste porte erano chiuse con due mandate di chiavi. Per cui, è chiaro che si rientra un po' in quello che diceva prima il nostro professore, che non siamo veggenti, perché se fossimo veggenti probabilmente queste cose non succederebbero. Il danno è stato importante, perché oltre a buttare un terzo del patrimonio librario della biblioteca che stava nel magazzino, abbiamo avuto compromesso tutto l'archivio storico pre-unitario, post-unitario, più l'archivio di deposito, che non era in questa zona, ma in un edificio confinante, che ha avuto comunque meno danni, perché non è arrivato il fango. Quindi, non arrivando il fango, fortunatamente le cose sono un po' più semplici. Per cui, questa immagine che vedete, dove c'è la ringhiera, ecco, questa parte qui sono le prime foto che ho fatto quando sono arrivata la mattina, e il disastro a quel punto era evidente, perché in biblioteca sono riuscita ad entrare, me la sono cavata con 30-40 cm d'acqua, ma appena ho girato l'angolo ho trovato questo mare. E a quel punto è iniziato tutta una rete di rapporti, di lavori, di consulenze, prima telefoniche, poi di persona, che nel giro di 3-4 giorni, grazie a Regione Toscana, Sovrintendenza Archivistica, Nucleo di Tutela dei Carabinieri, la Croce Rossa, siamo riusciti a salvarlo, l'archivio storico, che per noi era proprio il punto nevralgico. Archivio storico, e ora vedo Barbara Cattaneo dell'Opificio delle Pietre Dure, è un fondo fotografico per noi molto importante, perché è un fondo fotografico del fotografo Carnicelli, che raccoglie la produzione dei mobili di Quarrata dalla fine degli anni 40 fino agli anni 80, per cui per noi quello era un patrimonio importante, e stava sul ballatoio del magazzino, perché dovevano venire il lunedì, dunque 5 e 6 novembre, dovevano venire a ritirarlo, perché avevamo avuto la possibilità di digitalizzarlo grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, per cui avevamo preso tutte le nostre belle casse, le avevamo preparato per poi poterlo mandare via a fare questo lavoro. Quindi è stato preso in pieno. Questo è quello che è successo. Adesso, fortunatamente, per quanto riguarda la parte dei documenti,
sono già in salvo, perché è passato un anno e grazie all'aiuto di privati, grazie all'aiuto di fondazioni, grazie un po' alle nostre risorse, le risorse della Regione Toscana, che ha fatto, lo sapete, un bando apposta per aiutare gli enti che avevano i documenti danneggiati, tutto il nostro archivio storico e l'archivio di deposito sono già alla liofilizzazione, quindi con questo procedimento sicuramente salveremo quello che ci sarà, quello che siamo riusciti a congelare. Abbiamo anche una prima tranche di risorse economiche per poter fare una prima parte di restauri, siamo già in contatto con tutte le colleghe della sovrintendenza per i relativi permessi e autorizzazioni per procedere al restauro. Sul fondo fotografico abbiamo tanti problemi, come già ci eravamo detti un anno fa, perché purtroppo le foto, come sapete, è un materiale che una volta bagnato si rovina, e quindi riusciremo a salvare tutti i negativi, ma le fotografie pochissime. Quindi purtroppo questo siamo già consapevoli, perché è quello che ci hanno detto dalla ditta che sta facendo questo lavoro. Quindi a distanza di un anno la parte documentaristica è protetta e salvaguardata. Purtroppo siamo un po' indietro con la struttura, perché la struttura è stata gravemente danneggiata e i nostri tecnici, all'inizio io mi ero un po' arrabbiata perché mi dissero: guarda, fino a dopo l'estate non la guardiamo nemmeno, perché dobbiamo capire dopo l'asciugatura, dopo il caldo, che cosa troviamo. E dissi: ma come, aspettiamo fino all'estate? Noi dobbiamo riaprire le sale di studio, no. Le sale di studio non sono riaperte, abbiamo attrezzato una minima attività di prestito e restituzione e naturalmente tutti i servizi che afferiscono alla rete REDOP, la rete documentaria della provincia di Pistoia, che coordina più biblioteche, le biblioteche della provincia, ma le sale di studio non sono state riattivate, così ovviamente come non è stato riattivato il magazzino. E devo dire che, appunto, come vi dicevo, mi ero un po' arrabbiata perché mi sembrava un tempo esageratamente lungo, e in realtà è un tempo che purtroppo è servito, perché adesso ci siamo accorti del danno notevole che c'è stato proprio sulle strutture portanti, per cui c'è da rimettere in discussione tutta una serie di lavori fondanti. Ecco, io non so entrarvi ovviamente nello specifico tecnico di questo tipo di interventi, però diciamo che, prendendoci tutto l'anno 2025, anche perché dobbiamo fare una gara per poter procedere nell'affidamento dei lavori, le risorse ce le abbiamo già disponibili, perché una parte sono risorse comunali, una parte sono risorse sempre della fondazione. Abbiamo avuto veramente una grande attenzione e una grande generosità nei confronti delle nostre istituzioni culturali, perché non soltanto l'aiuto immediato nei giorni subito dell'alluvione, quindi volontari arrivati dappertutto, compresi dall'Emilia Romagna, che già conoscevano la situazione perché ci erano passati nel mese di maggio. Quindi non solo questa catena di persone, di ragazzi di tutte le età, non abbiamo fatto entrare i bambini per motivi di igiene, perché non si poteva, perché sapete bene quello che esala da questo materiale, che cominciava a avere degli odori nauseabondi. Tutti gli altri sono venuti, tutti si sono alternati da noi, centinaia di persone, perché liberare tutto questo ambiente con l'archivio in una settimana abbiamo risolto, grazie proprio all'aiuto di tutti voi. Poi c'era tutto il resto, c'erano tutti questi magazzini pieni di libri, quindi se non fosse stato per i volontari probabilmente i tempi si sarebbero ancora più dilatati. Per cui, oltre a questa catena umana che si è consolidata e che si è snocciolata proprio nei giorni dell'alluvione, successivamente abbiamo avuto tante associazioni, tante istituzioni
tanti colleghi che sono venuti a darci una mano in tutti i sensi, e da un punto di vista economico e da un punto di vista del lavoro. La rete di Siena, per dirvene uno, il primo che mi viene in mente, senza voler fare, insomma, giusto per fare un esempio, la rete di Siena, che non è venuta fisicamente perché erano un po' lontani, quindi era scomodo muoversi da parte loro, ci hanno destinato 5.000 euro del loro budget per i libri da ricomprare. Cioè, sono quei gesti che voi tutti lavoriamo nelle istituzioni culturali, lo sappiamo, per noi 5.000 euro sono una cifra importantissima. Quindi tutti ci sono stati vicini, e per noi questo è stato un grande aiuto, ecco, in tutti i sensi. Quindi io spero che, se ci sarà un'altra occasione per rivedersi tra qualche tempo, di poter arrivare con le fotografie della nuova, insomma, della biblioteca restaurata, e soprattutto con l'invito per tutti a una festa di riapertura che ci siamo promessi un anno fa e che rifaremo sicuramente, perché adesso questo è l'obiettivo dell'anno 2025 che ci aspetta. Per cui grazie a voi che avete fatto questa serata, quindi in particolare per questa cosa, ma per tutto il lavoro che hanno fatto le colleghe della sovrintendenza e i colleghi della sovrintendenza, che sono stati con noi dalla mattina alle 9 alla sera, fino a che, ecco, lo sa benissimo, e nessuno si è risparmiato. Questo gruppo di lavoro messo su un po' all'impronta, a parte la colonna mobile della Regione Toscana, che era già strutturata per quanto riguarda la protezione civile e la Croce Rossa, poi gli altri ci siamo tutti aggregati e abbiamo fatto questo gruppo di lavoro che ha funzionato bene, perché ci ha permesso di recuperare tutto il nostro patrimonio. Grazie. Grazie a Claudia Cappellini, e io ne approfitto per ringraziare proprio l'amministrazione comunale di Varrata, perché Claudia ci ha portato giusto oggi una benemerenza dedicata appunto alla sovrintendenza, non solo a noi ma a tutte le istituzioni, credo a tutti i partecipanti alla giornata del 2 di novembre che avevano organizzato appunto presso il comune, e un ringraziamento per noi simbolico ma preziosissimo, insomma, ecco, quindi ringrazio lei e l'amministrazione comunale di Varrata. Con questo passo la parola al secondo comune previsto, Montemurlo, di cui ci racconterà Silvia Floria. Grazie. In rappresentanza del comune, anche se appunto non fa parte proprio dell'organigramma del comune, ma insomma della società di servizi archivistici, che ha seguito comunque tutto il lavoro. Grazie. Buonasera a tutti, e grazie davvero per l'invito. Infatti siamo una voce un po' diversa, nel senso che, appunto, come diceva il dottor Valgimogli, siamo una cooperativa. Io sono Silvia Floria e sono archivista della cooperativa Eda Servizi, che ormai da circa 20 anni lavora in ambito dei beni culturali e conta più di 160 dipendenti, come si può vedere da alcuni dati che abbiamo estratto dal nostro bilancio sociale. Si occupa prevalentemente dei settori di biblioteche d'archivi, di documentazione, di musei, promozione alla lettura e comunicazione grafica. Noi come esterni, come ditte esterne che vengono poi invitate dai comuni a lavorare appunto sugli archivi, da circa il 2019 collaboriamo con il comune di Montemurlo a un progetto di gestione sull'archivio di deposito, perché la sede, una delle sedi del Palazzo Comunale, che è in via Toscanini, da qualche anno è oggetto, e lo è ancora per la verità, di un intervento importante di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico. E questo lo sottolineo soltanto perché non di rado accade che cooperative come la nostra, o anche archivisti esterni appunto, vengono incaricati di intervenire sugli archivi proprio a causa di motivazioni esterne, talvolta di carattere eccezionale, come appunto spostamenti di sedi o prevalentemente necessità impellenti. Questo perché? Perché spesso purtroppo non c'è, magari non per volontà stessa dell'amministrazione, ma per motivi anche di carattere
forse economico, una programmazione di un lavoro più strutturato e più continuativo sugli archivi, in particolare su quelli di deposito che noi tutti sappiamo sono veramente fragili, nel senso che avrebbero, in quanto oggetti vitali, da lì passa la documentazione per andare all'archivio storico, arriva la documentazione viva degli uffici, quindi avrebbero davvero bisogno di un costante lavoro sullo scarto e anche su interventi di storicizzazione che mettano ancora in maggior sicurezza il materiale che deve essere conservato in maniera appunto permanente. Quindi ci troviamo spesso a dover lavorare in tempi rapidi, con una mole grande di documentazione, perché ci sono questi interventi appunto purtroppo a volte non strutturati, e anche di gestione, di coordinamento, di operazioni di trasloco tra le varie sedi, e questo deve avvenire assolutamente di concerto con la soprintendenza, che appunto ci deve, deve collaborare, no, in tutte queste fasi e seguire e istruire anche nel modo giusto della sedimentazione di questo materiale. Appunto ci sono alcune pratiche, alcuni uffici, perdonatemi la, così, il paragone, che talvolta hanno una storia più fortunata di altri, perché magari la consultazione, la necessità della consultazione quotidiana fa sì che la loro collocazione sia diversa, cioè magari sono accanto agli uffici o in posizione alta, sopraelevata, e quindi riescono a godere come dire, di una sorta di fortuna rispetto purtroppo ad altre nuclei documentari che invece sono nei sottosuoli, soprattutto per esempio appunto gli archivi di deposito, e che sono interessati spesso da questi eventi catastrofici. E anche qui noi abbiamo coordinato le operazioni di trasloco che hanno visto questo nucleo documentario essere invece trasferito proprio dopo l'alluvione, non avendo subito danni, presso una sede restaurata molto bella che è al Borghetto, dove è stato spostato questo materiale in attesa di tornare poi a fine lavori nella sede definitiva che verrà scelta. E questo anche la dottoressa Stamuli, che ci ha appunto seguito in queste operazioni, aveva considerato che potesse essere anche un luogo di valorizzazione per magari trasferirvi l'archivio storico, aveva suggerito, perché è un luogo veramente molto, anche molto bello, sarebbe molto bello che questa occasione potesse essere anche motivo di valorizzazione ulteriore. Ecco, noi in questi anni, dal 21 al 23, ci siamo occupati appunto del trasloco della documentazione invece dell'archivio di deposito presso la sede del Centro Giovani a Montemurlo, che è invece stata oggetto di alluvione, dell'evento alluvionale. E qui avevamo in questi anni spostato il materiale, redatto elenchi di consistenza, insomma fatto tutti gli interventi che noi archivisti siamo chiamati a fare. Per fortuna anche redigere elenchi topografici, elenchi di consistenza, fare scarto, molto scarto, e individuare la documentazione che sarebbe stata scartabile in futuro e posizionarla in una posizione, diciamo, anche qui purtroppo a terra su dei pancali, ma comunque fuori dagli scaffali, perché sarebbe stata scartabile pochi anni a venire, per esempio penso agli atti in deposito. E praticamente diciamo che finite queste brevi considerazioni su chi siamo e che cosa siamo stati chiamati a fare a Montemurlo, vengo rapidamente al racconto di, quella, di quei giorni. E nel tardo pomeriggio del 2 novembre appunto viene diramata una, come dire, un'emergenza che ci è arrivata anche proprio sui nostri telefonini, e il collega Pietro Corsellini, che è qui con noi e che si occupa di, in questo periodo del servizio di Montemurlo, doveva recarsi proprio il giorno dopo a Montemurlo, e noi gli abbiamo detto ovviamente di non andare perché ovviamente anche la sicurezza delle persone, noi siamo un'impresa, è per noi insomma fondamentale e dobbiamo porci la massima attenzione. Ma poi appunto il 2 novembre è arrivata l'ondata di piena, e queste sono anche le nostre prime fotografie simili a quelle della collega, che ci sono arrivate sui nostri smartphone, sui nostri tablet. Questo volevo fare una piccola considerazione su questa cosa, perché alla fine anche i nostri smartphone, i gruppi che ci siamo creati per l'occasione, di anche WhatsApp, di messaggi che ci siamo inviati
e queste fotografie sono alla fine un po' un piccolo archivio, no? Di memorie di questi giorni. Sarebbe bello poterle in qualche modo anche conservare, perché poi alla fine anch'esse sono fragili, no? Noi le abbiamo potute usare per questi eventi, per raccontare e far vedere ciò che era successo. E queste sono immagini ovviamente di tutto questo trambusto alla fine in un luogo dove abbiamo lavorato tanti anni, che in realtà era in ordine. E anche l'impatto emotivo è importante, cioè anche questa è una cosa da non sottovalutare, perché talvolta questi eventi lasciano una paura addosso, lasciano uno stress anche dal punto di vista lavorativo, che credo sia giusto considerare e non sottovalutare nelle persone che hanno lavorato anni e che in un attimo, come le persone purtroppo che lo vivono a casa o che purtroppo perdono la vita ancora più, in maniera più, una cosa ancora più importante, però si trovano a doversi confrontare con questo. E tra l'altro volevo raccontare anche in una parola che il collega Pietro Corsellini in questa occasione ha potuto fare la sua tesi di laurea magistrale presso l'Università di Bologna, perché e quindi è stata un po' anche un'esperienza di studio, di lavoro, ma direi anche di vita, importante per lui, e che ecco anche rispetto a quello che era successo in Emilia Romagna è stato oggetto proprio un confronto, e quindi un aspetto anche molto interessante. Quindi noi abbiamo fatto appunto il gruppo di lavoro con tutti gli enti che anche prima la collega avevate tutti nominato. Importante la presenza ovviamente delle funzionarie della soprintendenza, la dottoressa Stamuli e la dottoressa Mauro, che sono venute subito appena successo l'evento, qualche giorno dopo, perché non abbiamo potuto iniziare subito il 3, ma qualche giorno dopo, e ovviamente tutti mani e piedi nel fango senza sottrarsi a niente, e le associazioni di volontariato che hanno dato persone, oggetti o appunto hanno messo a disposizione il congelamento, insomma, del materiale. E poi con un sorriso, anche io non sono stata brava a oscurare i volti, me ne scuso, però mi sembrava significativo poter ringraziare appunto anche il fatto che abbiamo avuto esperti che ci hanno aiutato, appunto Barbara Cattani dell'Opificio delle Pietre Dure e Alessandro Sidoti della Nazionale, che tutti noi abbiamo chiamato non so quante volte, veramente. Lui fa il cinema, io l'ho chiamato mentre guardava il film. Sì, senz'altro. E quindi ecco che questo materiale fragile delle fotografie in parte è stato, sui consigli che abbiamo avuto, un po' recuperato, e ci ha suggerito giustamente di non toglierlo dal contesto, quindi questi che sono in fondo archivisticamente per noi sono importanti perché sono gli album da cui provenivano, non c'è scritto niente, però possono rappresentare un tassello, no, di questo rapporto di contesto con ciò che le fotografie magari ora non ci dicono più. E quindi con questo lavoro di squadra abbiamo potuto mettere a posto i locali e conservare il materiale invece che andava a conservazione permanente, asciugare la documentazione bagnata meccanicamente, cercando di recuperare un po' di soldi, diciamo, in un certo senso, anche con questi interventi di interfoliazione, scartare purtroppo tutto quello che andava a scarto. Sono stati fatti circa 12 dei famosi pin che abbiamo imparato, insomma, anche a conoscere, a numerare e a tracciare, e sono stati inviati appunto alla Bofrost nel nostro caso, ma credo nella maggior parte. E noi abbiamo ripreso il lavoro a Montemurlo e stiamo inventariando diciamo la serie dei lavori pubblici, facendo molto scarto anche lì, che è una serie su cui non sempre si interviene, proprio per essere preventivi, no? Cioè, loro si spera non succeda più, però anche il fatto di lasciare dei palchetti vuoti, di sollevare la documentazione il più possibile, purtroppo il più possibile, lo spazio è quello che è, può aiutare a recuperare anche eventualmente delle situazioni che altrimenti sarebbero ancora più disastrose. E delle buone prassi che l'amministrazione comunale, anche se piccole ma comunque purtroppo tardive rispetto all'evento, ha messo in atto sono stati l'installazione di deumidificatori fissi che scaricano l'acqua, sono piccoli ma scaricano l'acqua in maniera continua senza bisogno di andare a scaricarla manualmente, e delle paratie
che hanno diciamo tappato per almeno un metro e mezzo le zone da dove l'acqua era entrata. Sono amovibili, hanno fisse, però volendo l'amministrazione, se si mette diciamo d'accordo con degli operatori, in caso di allerta potrebbe poi posizionarle, penso, un momento estivo in cui questo magari potrebbe essere un momento di maggiore necessità. Volevo ringraziare anch'io l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione comunque anche degli spazi molto grandi dove lavorare, che non era scontato perché accanto c'erano gli uffici dell'anagrafe che lavoravano, dovevano continuare il loro lavoro quotidiano, e quindi l'architetto Tassi, che è responsabile dei servizi dei lavori pubblici e del settore dell'urbanistica, Erika Davet, che è la responsabile della segreteria, e Marco Mariotti, che all'epoca, credo anche ora, sia responsabile dell'ufficio tecnico, oltre ovviamente a tutti gli altri che hanno insieme a noi partecipato a questo evento davvero di vita. E quindi grazie per l'invito e grazie per la partecipazione. Grazie anche a Silvia Floria e quindi al Comune di Montemurlo, e do subito la parola al Comune di Campi Bisenzio, Marina Alelli, che mi parlava però anche di una piccola appendice relativa alla biblioteca, Sì. E, però ecco, cogliendo l'occasione per davvero ricordare di rientrare nei famosi 10 minuti, perché davvero stiamo andando già ben oltre le tappe che ci eravamo dati. Grazie. Bene, allora buonasera, grazie per questa occasione di confronto e di racconto. Io sfrutterò e sarò puntualissima i miei 10 minuti, dividendoli con l'ente, diciamo, Fondazione Accademia dei Perseveranti, che gestisce la nostra biblioteca Tiziano Terzani, qui rappresentata dalla presidente Sandra Gesualdi. Quindi, se puoi unirti a me, io utilizzo intanto il mio tempo per raccontare le vicende che hanno interessato il nostro archivio storico, e poi magari parliamo velocissimamente anche della biblioteca. Io vi racconto, diciamo, la nostra esperienza partendo da queste prime immagini, in cui in realtà l'acqua è già defluita. E effettivamente condivido con la collega la necessità di fare veramente una raccolta di tutto questo materiale, che io ho cercato di raccogliere perché in quei momenti, in quei giorni, non ero lì presente sul sito, quindi le ho raccolte perché ero impegnata nell'assistenza alla popolazione, che era un altro versante appunto delicatissimo dell'evento. Allora, in queste foto si vede, allora, noi abbiamo un contesto, un complesso immobiliare importante, che è la Villa Montalvo, all'interno della quale era presente una parte dedicata agli uffici comunali, la biblioteca Tiziano Terzani, che occupava tutto il piano terra e il primo piano, e all'interno di essa veniva ospitato l'archivio storico preunitario e postunitario. Il preunitario, situato al primo piano, rimasto indenne, l'archivio postunitario al piano terra, in un armadio, diciamo, a tenuta stagna, diciamo, di quelli scorrevoli, come si vede nella prima foto, è stato investito dall'alluvione. Come sapete, è noto che l'argine è, diciamo, stato aperto dal fiume proprio accanto e dietro la Villa Montalvo. Noi, tra l'altro, eravamo lì a lavorare poche ore prima di questo evento, quindi poteva andare decisamente peggio per tutto. Gli interventi che qui si vede, quindi, sono arrivati quasi subito, nei giorni immediatamente a seguire, con la task force che è stata ampiamente rammentata, quindi la sovrintendenza, la protezione civile, il nucleo dei carabinieri, varie organizzazioni di volontariato, e in questo modo il materiale è stato cominciato a, diciamo, ad essere recuperato, e tutta la parte, diciamo, in buone condizioni è stata portata al piano primo, mentre la parte alluvionata è stata oggetto, come si chiama,
Grazie. È stata oggetto dell'intervento di congelamento, io qui dico a cura della Regione Toscana, ma ho appreso prima dalle parole dell'ex sovrintendente che ovviamente c'è stato, come dire, una sinergia di operazioni, diciamo, di decisioni rispetto a questa operazione, e quindi il nostro materiale è stato, come vedete, raccolto in questi contenitori, sono foto che abbiamo già visto anche dalle altre colleghe, e predisposto per essere avviato al congelamento nei freezer messi a disposizione e siti nella località di Calenzano. A questo punto, diciamo, la Regione ha cominciato ovviamente delle interlocuzioni con il nostro comune rispetto alla necessità degli interventi che dovevano seguire al congelamento, che come è noto è un intervento di prima emergenza, e quindi il nostro comune è riuscito, diciamo, nel mese di giugno a prendere contatti con una ditta specializzata e realizzare il prelievo di questo materiale che qui vedete nelle foto, alcune foto di quel momento. Quindi è stato prelevato, preso in carico dall'azienda che ne ha curato il processo di liofilizzazione, quindi l'asciugatura tramite questo metodo. Quindi ve li ho un pochino evidenziati, queste sono foto ovviamente che ci ha reso disponibili l'azienda che ha effettuato la lavorazione, quindi ha effettuato dapprima lo scongelamento e la liofilizzazione, la spolveratura e la pressatura. Ora ovviamente avevo anche raccontato alcuni passaggi, ma forse sono meno significativi, il condizionamento ovviamente inserendoli in strutture, diciamo, di archivio nuove, dopodiché l'imballo questo ve lo dico dopo, diciamo ci stiamo preparando per la riconsegna, ve lo dico dopo, anzi ora, perché queste sono le analisi del nostro materiale. Queste analisi cosa ci raccontano? Ci raccontano che il materiale è in buone condizioni, ovviamente il danno, come dire, c'è stato, siamo però in attesa di riprenderlo in carico e solo, diciamo, in quella fase possiamo effettivamente valutare l'effettiva situazione e le necessità di un eventuale restauro, che al momento ci segnalano non dovrebbe essere necessario, però ecco, ora questi sono i tempi in cui riusciamo davvero a riprenderlo in mano e consapevolezza, e questi sono gli spazi invece che avremo predisposto sempre al primo piano della Villa Montalvo. Sono diverse stanze, perché abbiamo a questo punto sacrificato la parte della biblioteca che ora ci racconterà come è stata gestita, e le abbiamo predisposte per porre, diciamo, per ospitare il materiale che ci verrà restituito, che sono circa 50 metri lineari, per riposizionarlo e quindi ricostituire l'archivio. Quindi in maniera, diciamo, adiacente a dove era posizionato l'archivio preunitario. La prossima occasione mi auguro possa essere quella, come dire, in cui abbiamo completato questo ciclo e che, come dire, ci vede anche orgogliosi di essere magari arrivati in fondo. Ci terremmo davvero molto a vederlo tornare negli scaffali e consultabile anche all'utenza che ogni tanto effettivamente ci chiede di accedere al nostro archivio. Io sì, ho sforato? No. Allora io passerei la parola alla dottoressa Sandra Gesualdi, perché vi racconta invece una parte forse già un pochino più evoluta della gestione della biblioteca, che era sita nello stesso edificio. Anche io vi faccio brevemente una cronistoria di quello che è successo, perché è un modo anche per la memoria collettiva, quando è condivisa, anche un modo per smaltire certe sofferenze. Quei giorni sono stati sicuramente giorni di fatica, di sofferenza per tutti noi che abbiamo condiviso, le immagini saranno le stesse.
L'alluvione del 2 novembre a Campi Bisenzio è stata particolarmente cruenta, perché noi siamo stati invasi e messi sotto l'acqua non soltanto del fiume Bisenzio, che è il fiume principale, ma anche dei torrenti cosiddetti minori, ma sono stati quelli che hanno fatto più danni, la Marina, che ha rotto proprio a Villa Montalvo, la Marinella e dei Fossi. Campi era su un acquitrino. Il 70% del territorio comunale è stato sommerso da acqua e fango. 23.000 persone residenti, quindi mi immagino che i non residenti siano ancora di più, sono state colpite da questo evento calamitoso. In tutta questa tragedia il comparto culturale del comune, che la Fondazione Accademia dei Perseveranti, che rappresento, gestisce per nome e per conto, è un housing con la socio unico del comune di Campi Bisenzio, il comparto culturale è stato quello più colpito. Il nostro teatro è rimasto inagibile per 2 mesi, ha subito danni molto ingenti, ancora in corso d'opere di recupero, ma soprattutto la trecentesca villa storica, la Villa Montalvo, di cui parlava Marina Lelli, che è da sempre la sede storica della Biblioteca Tiziano Terzani, è stata proprio presa in pieno, trafitta dalla lava, cosiddetta lava fluviale, perché la Marina ha rotto proprio lì, buttando giù il muro del 300 della villa. Quindi io ho visto le immagini delle altre biblioteche devastate, ma Villa Montalvo, la biblioteca di Villa Montalvo non è stata soltanto inondata, c'erano proprio ettolitri e chili di fango, è stata proprio, come dire, spazzata via da una sorta di tsunami di fango. Filippo, che era lì i primissimi giorni della Protezione Civile, se lo ricorda bene. E come ricordava Marina, tutto il pian terreno di Villa Montalvo è stato praticamente devastato. Il pian terreno c'era il deposito del posto unitario, dell'archivio posto unitario, che è quello che ha subito danni, e soprattutto c'era il centro regionale per i servizi delle biblioteche da ragazzi e ragazze della regione toscana, perché la biblioteca Tiziano Terzani non era una semplice, fra virgolette, perché insomma nell'avverbio c'è racchiuso un mondo, ma oltre ad essere una biblioteca di un'elevata metropolitatura, era ed è vorrebbe essere ancora sede del centro regionale per i servizi delle biblioteche da ragazzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che era una sorta di biblioteca nazionale dell'editoria per l'infanzia, e quindi conteneva almeno una copia di tutto ciò che l'editoria per l'infanzia aveva prodotto, circa 100.000 volumi. Di questi 100.000 volumi l'alluvione si è portata via il 70% del fondo librario, quindi noi abbiamo perso circa 70.000 volumi da bambine e da bambine, da ragazzi e da ragazze, e per un totale del 53% del volume librario. Villa Montalvo l'abbiamo già detto, quindi possiamo soprassedere. Anch'io voglio ringraziare la task force che in quei primi momenti si è subito costituita, e un ringraziamento speciale, mi dispiace che non ci sia stasera, va Elena Pianea, che ha coordinato e subito si è resa disponibile a fare un coordinamento pratico, insomma ha capito subito di cosa avevamo bisogno e ha messo su questo tavolo d'emergenza e ci ha affiancato fin da subito. Ecco, questa è una delle prime fotografie, c'era mezzo metro di fango dentro la biblioteca. E a Villa Montalvo, insomma, il recupero di Villa Montalvo e della biblioteca ha anche visto questo fenomeno molto particolare di commistione fra l'amministrazione, la task force e anche volontari organizzati, e mi piace ricordare in questa occasione gli operai dell'ex GKN che nelle primissime 48 ore hanno fatto il lavoro massiccio di ripulitura del fango. Va avanti. Quindi sempre il fango che ha distrutto irrimediabilmente i volumi, e purtroppo anche noi avevamo anche copie introvabili, prime copie che non potremo mai più recuperare. Uno tra tutti, ho voluto citare i prelibri di Bruno Munari, era proprio la prima edizione,
un unicum del 1980 che purtroppo è andato perso. Altre invece, tipo il famoso paese, nel paese dei mostri selvaggi di Senda, che siamo riusciti, di Maurice Senda, che siamo riusciti a salvarli. Però per mesi la biblioteca, la comunità di Campi Bisenzio, che è una comunità di 50.000 abitanti, è stata senza biblioteca. Allora necessità fa virtù, con la vice sindaca Petti, che è qui presente, del comune di Campi Bisenzio, abbiamo subito pensato, e con, naturalmente con tutto l'apparato della direzione della cultura, abbiamo subito pensato che una comunità non potesse stare senza biblioteca, perché insomma la biblioteca è un luogo di democrazia e libertà. E allora ci siamo, diciamo anche un po' ingenuamente, anche in modo un po' estemporaneo, ci siamo inventati questa modalità che forse può diventare una buona pratica, la cosiddetta biblioteca diffusa. Siccome il nostro piccolo ma dignitoso, cioè alla rilevanza regionale, Museo Archeologico di Confienti, era l'unico comparto culturale, quindi l'unico spazio culturale del comune di Campi Bisenzio che non era stato colpito dall'alluvione, abbiamo allestito lì subito dopo circa 45 giorni un piccolo, di fatto non l'abbiamo chiamata una piccola biblioteca, ma è una scaffalatura con circa 300 libri, e abbiamo ripristinato subito il prestito e la restituzione con il personale della biblioteca. E da lì è partito, quindi io voglio lasciare con questo esempio di speranza, è partito il progetto della biblioteca diffusa, per cui gli altri spazi culturali, soprattutto il Teatro Dante Carlo Monni, visto che la Villa Montalvo ad oggi è ancora inagibile e ci vogliono diversi milioni per ripristinarla, quindi per il momento la biblioteca di Campi Bisenzio, la biblioteca di Tiziano Terziani si è trasformata in biblioteca diffusa, abbiamo aperto dei piccoli centri in tutti gli spazi culturali che potessero ospitare la biblioteca. La più grande è la biblioteca per ragazzi e ragazze nel Teatro Dante Carlo Monni, che ospita circa 3.000 volumi, e per poi spostarsi nel Biblibus che ci ha donato ad uso gratuito, ci ha prestato ad uso gratuito il Comune di Firenze, che ospita invece il Fondo per gli Adulti, e qui sono circa altri 3.000 volumi. È un bus, è un Biblibus. Quindi la nostra biblioteca e questo esempio di biblioteca diffusa che stanno già iniziando a studiare, ci stanno chiedendo delle tesi su questa modalità, ci ha permesso di riaprire dopo 5 mesi, a maggio, tutto il servizio e tutti i servizi che le biblioteche comunali devono offrire alla propria cittadinanza. Io devo dire che oltre gli archivi, salvare gli archivi e salvare i libri ha una valenza di recupero della storia, recupero della memoria, quindi ringrazio anch'io la soprintendenza, ma anche ha secondo me una valenza fortemente politica. Io e tutto il gruppo che eravamo lì di volontari ci siamo molto emozionati quando siamo riusciti a salvare l'elenco elettorale del 1946 delle donne di Campi Bisenzio, e abbiamo capito insomma che stavamo salvando un pezzo di democrazia. Maggiore Mauti per il nucleo dei carabinieri, saltando la dottoressa Pianea che non c'è, e anche la dottoressa Mauro che è malata, che vi saluta purtroppo, ma sarà sostituita dalla nostra collega Maria Francesca Stamuli nel suo intervento di soprintendenza. Poi dottor Cenci, Filippo Cenci della Protezione Civile, e se pronuncio bene il cognome, Jasinski, accidenti, eh? Sta bravissimo. Per raccontarci anche i primi interventi volontaristici, proprio di volontariato. Quindi ecco, se vi volete, non so, o accomodare o avvicendare quando è il momento. Sarò brevissimo. Bravissimo. 60 lastrine sulla storia dell'arma dei carabinieri, quindi penso che per mezzanotte dovremmo farcela. Scherzo, diciamo. Voglio a tutti molto bene, perché quindi dopo quello che è successo un anno fa si crea un legame particolare che solo i casi di forte stress riescono a creare, quindi non vi sottoporrò a questa tortura, però insomma voglio spiegare brevemente, insomma, si vede, sì. L'arma dei carabinieri ha diverse anime. Noi
la nostra storia è molto antica, abbiamo 210 anni e siamo una forza di polizia. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, noi siamo stati creati, diciamo, come organizzazione nel 1969, siamo stati i primi nel mondo, credo che sia uno dei casi più unici che rari. Chiaramente l'Italia è una nazione più unica che rara, quindi è gioco forza. All'interno del tutela patrimonio culturale è stata creata un'ulteriore unità, l'unità dei caschi blu della cultura. Quindi attualmente il tutela patrimonio culturale consta di 300 carabinieri sui 110.000 complessivi, e i caschi blu sono circa 60, a cui vengono affiancati poi funzionari delle varie soprintendenze eccetera. Quindi questa è una particolarità, i caschi blu insomma si prodigano in situazioni di emergenza, però nel caso specifico di specie il nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze, che io mi onoro di comandare, è intervenuto in forza. Non sono intervenuti soltanto i caschi blu, io non sono un casco blu, però ho avuto l'onore e il piacere insomma di partecipare a queste situazioni, e me ne faccio vanto insomma, anche perché ho conosciuto delle persone splendide, a partire dal dottore, le funzionarie, gli impiegati comunali, la dottoressa Cappellini e quant'altro. Quindi è stata un'esperienza che mi ha arricchito e che poi comunque forniscono le famose lezioni apprese, che poi si creano delle situazioni che uno deve al momento risolvere. Una delle criticità maggiori, che può sembrare una cosa strana, a un certo punto era quella di trovare queste scatole di plastica, dove, cioè, uno pensa ai massimi sistemi, che alla fine che cosa cercavamo? Le scatole di plastica. Allora chiama l'S lunga, chiama la COP, la CONAD, la protezione civile ne sa qualcosa, ci servivano le buste, quindi le cose poi diventavano molto molto pratiche insomma. E quindi noi che cosa abbiamo fatto in questo frangente? Oltre a quello che adesso vi farò vedere, vi sblocco un ricordo che insomma già chi mi ha preceduto ha provveduto a sbloccare. Noi abbiamo fatto anche altre attività, unitamente alla soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato, abbiamo fatto i sopralluoghi per altri danneggiamenti ai beni culturali, non soltanto questo. Quindi tutto il nucleo nel complesso è stato impegnato. E qualche mese prima due militari del nucleo di Firenze erano stati impegnati nella tragedia dell'Emilia, quindi insomma si erano appena ripuliti dal fango dell'Emilia, che si sono rituffati nel fango della Toscana. Ecco. Ci siamo trovati di fronte a delle situazioni catastrofiche, mentre l'immediata criticità di quello che successe la sera, noi ci siamo consultati con le dottoresse, con le funzionarie della soprintendenza archivistica, e quando l'indomani ci siamo portati sui vari scenari, Campi Bisenzio, Quarrata, Montemurlo, davanti a noi c'erano dei paesaggi devastati, forse solo in caso di guerra si vedono cose del genere, macchine in posizioni improbabili, mobili accatastati, che non è facile da comprendere se non ci si è passati. Io, siccome ho avuto in una mia esperienza di un altro servizio una casa che è crollata sulla testa della mia famiglia, per fortuna senza conseguenze, però so cosa significa trovarsi all'improvviso senza avere una casa, e quindi capivo, mentre andavamo nei luoghi di intervento, quello che stava succedendo. Chiaramente, come diceva il dottore, l'immediato è stato soccorrere le vite umane, le persone. Dopodiché abbiamo provveduto. Noi, il primo intervento che ho fatto è stato a Quarrata, e mi devo complimentare con l'amministrazione, perché appena siamo arrivati l'acqua era già sparita di fatto. I funzionari, i volontari e tutti si erano già prodigati, praticamente siamo arrivati in una situazione quasi ideale, fra virgolette. Ecco qua. Io non ho volutamente oscurato il viso del colonnello con cui abbiamo collaborato, sono sicuro che non mi denuncerà insomma. Quando prenderanno gli atti poi vedere se ci denunciano. E questo qui era una delle, sostanzialmente era la parte finale fra virgolette, si impacchettavano sotto la supervisione delle funzionarie tutti i documenti che venivano recuperati dall'archivio, venivano imbustate, catalogate e poi messe in questi benedetti bin, che li ho sognati per un certo periodo anche di notte, continuavo a vederli davanti a me. Ecco, la cosa particolare
è stato molto difficoltoso nel sottosuolo, perché gli archivi praticamente con l'acqua erano stati divelti, non usciva, quindi i militari, per poter recuperare beni, hanno dovuto proprio fisicamente distruggere gli archivi metallici, perché altrimenti non riuscivano a recuperare beni. Quindi è stata una cosa, ecco, qua siamo proprio all'interno, che normalmente con queste manopole dovrebbero scorrere, chiaramente non scorreva assolutamente nulla, quindi uno alla volta sono stati forzati, smontati, recuperati i beni. Accanto alla sinistra del militare c'era il corridoio pieno di volontari, c'era tutto un passaggio di documenti e di documentazione, quindi chiaramente l'aria all'interno non era salubre, vi lascio immaginare, la mascherina non era per un fatto di Covid, ma proprio di, e neanche di privacy, chiaramente. Questi sono tutti i miei militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, abbiamo l'appuntato catanese che qui con me è molto presenzialista, in qualsiasi foto. Vabbè, queste insomma sono le procedure, vedete, proprio fisicamente, in alcuni casi proprio con la forza bruta sono stati smontati. Villa Montalvo è stato un po' più semplice da questo punto di vista, perché insomma lì abbiamo sfruttato il dottor Sidoti all'inverosimile. Ecco qui, quindi insomma queste sono, dopodiché al termine di queste procedure i BIN, un'altra delle cose che abbiamo fatto era quella, unitamente alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, scortare i BIN, le casse di plastica, presso il deposito della Croce Rossa, dove venivano refrigerati e congelati bene, insomma. Chiedo scusa, della Protezione Civile a Calenzano. No, chiedo scusa, sì, è vero. Non mi ero perso un po' nelle immagini, perché poi queste cose lasciano sempre una sorta di shock post-traumatico, no? Quindi quando si guardano, tornano, sì. E io devo dire la verità adesso, e poi mi taccio, al di là dei momenti bruttissimi che sono stati vissuti, in termini chiaramente di perdite di vite umane, di beni culturali, queste situazioni, se possono trovarsi degli aspetti positivi, sono i rapporti che si creano, rapporti molto intensi, io direi di amicizia, oltre che di collaborazione, con tutte le compagini che vengono interessate al caso, ma questo oltre a creare appunto questi legami, potrei dire affettivi, non voglio esagerare, poi se esagero scusatemi, però crea una situazione di collaborazione, delle lezioni apprese che, facendo gli scongiuri, possono comunque, poi insomma col colonnello abbiamo collaborato per dei corsi, delle situazioni, per cui alla fine queste situazioni insegnano qualcosa. Quindi io adesso non so in Spagna come sia la situazione, però in Italia, anche per la capacità delle istituzioni che hanno creato certe situazioni, ma anche dei singoli che poi riescono a creare queste sinergie, si riesce a trarre del buono anche da queste situazioni. Quindi io spero di non dovervi più incontrare vestito in questo modo, sinceramente. Però ecco, sono delle lezioni che serviranno, purtroppo ci dicono i climatologi che purtroppo non saranno le sole. Però ecco, noi siamo qui, siamo come dipendenti del Ministero della Cultura a disposizione della sovrintendenza, dei funzionari con cui collaboriamo non solo nei momenti di criticità, ma in tanti altri settori culturali. Alcune volte, come diceva il dottore, facciamo da pretoriani, da scorte barra pretoriani, difendiamo fisicamente i funzionari, altre volte siamo l'anello di congiunzione con l'autorità giudiziaria, altre volte insomma facciamo questo, quindi è una vita molto, è molto multidisciplinare la nostra, sì, la nostra vita. Comunque grazie mille dell'attenzione. Grazie al maggiore, e quindi ora la parola alla collega Maria Francesca Stamuli, nostra funzionaria, che appunto ci racconta un po' l'intervento dal punto di vista della sovrintendenza.
sono qui a sostituire, diciamo, la nostra portavoce che sarebbe stata oggi Irene Mauro, e purtroppo ha un febbrone tremendo, ma ha preferito non intervenire in videoconferenza perché appunto comunque, come diceva anche il maggiore Mauti, è stata un'esperienza anche molto di presenza fisica, quindi infatti non a caso non c'è nessun intervento diciamo a distanza, quindi ha preferito in qualche modo delegarmi per portare la voce della sovrintendenza e di tutti i funzionari che sono stati nel fango nei giorni a partire dal 2 novembre e per circa un mese. Allora, l'intervento, prima di tutto abbiamo avuto la necessità di individuare i soggetti tutelati dall'azione della sovrintendenza e colpiti dall'alluvione, non banale. Perché molte zone, prima di tutto dovevamo circoscrivere la zona territoriale che avrebbe visto probabilmente danneggiata la documentazione, e di lì quindi individuare le aree colpite, come l'abbiamo fatto attraverso la rassegna stampa e contestualmente attraverso le segnalazioni che intanto pervenivano al nucleo tutela e a noi. Poi abbiamo provveduto a inviare delle mail informative per chiedere ai soggetti presenti in quell'area se erano stati colpiti, e in altri casi dove sapevamo che la situazione poteva essere ancora più grave, nel momento se avevamo i referenti, a telefonare referenti di archivi e biblioteche. Quindi questi sono stati i nostri primi contatti nella giornata del venerdì 2 novembre e che sono poi continuati nei giorni successivi con la definizione delle prime attività di coordinamento che abbiamo con i diversi soggetti deputati o che comunque erano disponibili alle prime attività di messa in sicurezza del patrimonio, prima fra tutte Regione Toscana e la colonna mobile allertata da Regione Toscana della Protezione Civile. Io direi che il modello di intervento soprattutto sugli archivi e le biblioteche di Regione Toscana è molto diverso da quello che abbiamo avuto in altre parti del paese, in altre regioni, e perché è stato, scusate l'inglese, dal basso verso l'alto più che dall'alto verso il basso, un modello bottom up in qualche modo. Noi come sovrintendenza e ufficio territoriale dello Stato siamo stati presenti, abbiamo definito insieme agli altri soggetti coinvolti le prime attività di coordinamento, abbiamo individuato le risorse e l'individuazione delle risorse e delle infrastrutture, perché diciamo che tramite l'esperienza noi avevamo la fortuna di avere sul territorio anche personale e infrastrutture che avevano fronteggiato altre alluvioni, prima fra tutta la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che ha dato subito indicazioni operative. Noi sapevamo quali erano le cose, le infrastrutture di cui avremmo avuto bisogno, e soprattutto tramite una collaborazione già avviata con la colonna toscana della Protezione Civile, avevamo le infrastrutture, cioè avevamo comunque dei congelatori, avevamo comunque dei bin, avevamo dei computer, avevamo, e anche tramite tutto l'associazionismo che ha supportato questa attività. Ovviamente nel momento in cui però ci siamo trovati davanti all'individuazione dei soggetti colpiti, ci siamo anche resi conto che le infrastrutture in qualche modo non erano sufficienti, bisognava che i comuni si muovessero anche in autonomia. Di qui Montemurlo con l'accordo con la Bofrost, di qui l'intervento di privati che portavano i bin. Quindi diciamo è stato percorso il modello messo a punto dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e dalla Protezione Civile, dai Caschi Blu dei Beni Culturali, è stato replicato con delle piccole risorse territoriali che riuscivamo ad intercettare tramite anche con il coordinamento di Regione Toscana, il nostro coordinamento di soprintendenza,
e l'associazionismo. Quindi abbiamo distribuito, diciamo, ho tentato di distribuire le risorse necessarie tra i territori colpiti. Allora il frigo di Brofrost va a Montemurlo, il frigo della regione toscana serve a Quarrata e Campi Bisenzio, contiamo i metri lineari, cioè tutta questa attività di coordinamento è stata necessaria per andare poi a portare la documentazione in salvo. Quindi sono stati individuati gli archivi e le biblioteche colpite. Scusate, ma io questo slide le ho fatte appena ho saputo che insomma la collega quindi gli archivi e le biblioteche colpite. Fortunatamente i danni erano tra virgolette circoscritti a tre comuni: Montemurlo, Campi Bisenzio e Quarrata, e all'outsourcer, che abbiamo scoperto successivamente essere stato travolto anche il magazzino di un outsourcer dall'alluvione. Quindi abbiamo definito le condizioni di accesso in sicurezza con i carabinieri, in particolar modo perché appunto i primi giorni non si poteva entrare perché non si sapeva se c'era corrente elettrica, non si sapeva l'acqua, se era cioè c'erano tutta una serie di cose che dovevano essere verificate e per accedere in sicurezza con gli elmetti laddove necessario, eccetera. E intanto andavamo a definire le tipologie documentarie colpite. Cosa salviamo? Cosa è salvabile? La biblioteca, le opere a stampa sono seriali, quindi purtroppo il primo sacrificio l'ha subito la biblioteca. Per quanto ci fossero prime edizioni, le prime edizioni comunque a stampa ce ne sono X, prevediamo di riuscire comunque a recuperare delle copie in qualche modo anche di prima edizione altrove. Purtroppo il materiale archivistico non è seriale, è unico ed è quello, e sta lì, che sia il manoscritto, cioè appunto con particolare poi attenzione alla documentazione antica, in particolar modo il preunitario, scoperto che a Campi Bisenzio il preunitario non era stato, diciamo, in qualche modo toccato, l'attenzione e le priorità erano state definite sulla documentazione antica di Campi Bisenzio e sulla documentazione antica altrove colpita. Inoltre abbiamo anche abbiamo imparato dalle restauratrici che purtroppo del materiale a stampa, anche se l'avessimo congelato, non si sarebbe salvato, perché le brossure e il materiale a stampa brossurato si compatta e non c'è modo di salvarlo dall'acqua. Quindi ci siamo concentrati su quello che statisticamente sarebbe stato salvabile e che non era recuperabile altrove. Quindi materiale non seriale, manoscritti e materiale a stampa, e materiale salvabile, quindi le brossure no. Le prime attività di messa in sicurezza, anche qui definite dal saggio Sidoti e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Allora, questo era lo schemino mentale che ci eravamo dati tutti: se è bagnato con il fango, se è bagnato va a congelamento. Lo dobbiamo togliere il fango? No, lasciatecelo. Quindi lascia sti blocchetti di fango dentro alle buste di plastica, con tutta una procedura di individuazione ovviamente della documentazione che passava attraverso le liste e un impacchettamento che è stato condotto in maniera certosina da tutti i colleghi, con l'aiuto e le braccia dei volontari, e l'asciugatura d'aria con l'interfoliazione della documentazione umida, nonché la bonifica e deumidificazione degli ambienti, dove dopo aver pulito dal fango abbiamo con l'aiuto anche del CNR, anche qui c'è, cioè, una continua partecipazione corale del territorio, sperimentato una nuova, qui non l'ho scritto, una nuova modalità di disinfezione, poi ne parleranno meglio forse le restauratrici, o comunque di deumidificazione ambientale, insomma, attraverso delle gelatine e dei sali. Questi, vabbè, li avete visti, è inutile, il solito portfolio fotografico di questa triste vicenda. Quindi libri a stampa, documentazione antica, qua non si vede perché era dentro i
compatti, incastrata. Noi eravamo terrorizzati, non sapevamo come tirare fuori la documentazione manoscritta che era chiusa lì dentro. Fortunatamente, diciamo, i carabinieri sono inventati un modo per aprirlo dalle spalle, insomma, sono riusciti ad accedere. E la documentazione fotografica, che poi abbiamo scoperto che questa di particolare pregio di Quarrata è che in fase di recupero. Queste sono le immagini e le azioni intraprese, appunto la cartellinatura tra virgolette temporanea per apporre le cose nei bid, l'asciugatura ambientale e il congelamento. Questo è un signore di Bofrost, diciamo, che la catena umana, che questa credo sia quella di Quarrata, e questa di Quarrata. E grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Filippo Cenci, funzionario di Protezione Civile della Regione Toscana, che mi occupo di, sono il referente dei materiali e mezzi della colonna mobile di Protezione Civile e uno tra i fautori, ma c'è anche qui l'amico colonnello Riccardo, del modulo beni culturali della Regione Toscana, che, a cui abbiamo lavorato dal 2014, sono passati 10 anni e per la prima volta abbiamo avuto l'occasione, la triste occasione, di utilizzarlo. Allora, innanzitutto ringrazio anche il mio collega che è qui, Tommaso Ramirez, che molti di voi hanno conosciuto, che è sporco di fango, che lui era più nel fango che di me sicuramente, col quale ci siamo trovati alle prese per la prima volta di questo evento, che ha colpito il pomeriggio del 2 novembre 2023 buona parte della Toscana. Vi rendete conto che sono stati colpiti 108 comuni su 5 province, con una quantità di pioggia anche superiore all'alluvione del novembre 1966 di Firenze, che ha colpito più che altro la parte orientale della regione, venendo poi, finendo e stazionando nella Valle del Bisenzio. Questo ha causato per le province di Pistoia, Prato e Firenze, per Campi Bisenzio, i danni maggiori. Sin dalle prime ore, l'evento è iniziato nel primo pomeriggio, però già nel tardo pomeriggio, le 18, le 20, ci siamo resi conto che la situazione andava sempre più peggiorando. Abbiamo già visto, i relatori precedenti hanno parlato un po' di quello che è successo. Io ve lo faccio vedere dal punto di vista più operativo, quindi dal punto di vista della Protezione Civile, come ci siamo attivati quel pomeriggio sera. Siamo stati tutti richiamati intorno alle 20, alle 9 il Presidente della Regione Toscana ha indetto lo stato di emergenza regionale, ha proclamato lo stato di mobilitazione previsto dalla nostra legge regionale di protezione civile e ha autoattivato la colonna mobile di protezione civile. Quindi la colonna mobile si è attivata subito alle 21 della sera, e già alle 23 eravamo con il modulo soccorso acquatico, con i nostri volontari, già nel comune di Campi Bisenzio e nel comune di Prato ad operare. Più di 6.000, quasi 6.000 sono stati gli interventi nei vari comuni interessati. Quello che ci interessa un pochettino di più a noi è la parte dei beni culturali, che arriverò, eccolo. La colonna mobile della Regione Toscana, quindi, abbiamo detto, si è attivata subito. È partita appunto il 2 novembre alle 21 e è rimasta attiva fino al 25 novembre. Insieme a noi la colonna mobile si è dato supporto anche a altre colonne mobili delle regioni confinanti, ma poi via via si è estesa sempre di più, visto che il bacino purtroppo dell'evento si estendeva sempre di più. Pensate, sono venute ad aiutarci 14 colonne mobili nazionali su 20,
sul 19, perché la ventesima era una nuvola colpita, più 5 colonne mobili nazionali del volontariato, e abbiamo fatto un maxi modulo di colonna mobile, modulo idraulico di colonna mobile, oltre al modulo assistenza alla popolazione con base a Campi a Prato, per la popolazione. Dal punto di vista dei beni culturali, si dicevano prima, lo dicevano prima i relatori, ovviamente prima la priorità delle persone, quindi abbiamo avuto un pochettino di tempo per pensarci, mi ricordo le frenetiche discussioni con Sandra, con Federica, con le amiche delle sovrintendenze, le funzionarie archivistiche, per riuscire a stabilire la priorità. E dal punto di vista quindi dei beni culturali, siamo il modulo è stato attivato per la prima volta intorno al 10 novembre, le mie informazioni risalgono appunto al 10 novembre, per i comuni di Quarrata, Montemurlo e Campi Bisenzio. Modulo che è rimasto quello più a lungo attivo, è rimasto attivo fino all'11 settembre, ora, fino a pochi giorni fa, perché conteneva nei nostri container, sono container refrigerati, il materiale archivistico recuperato da vari comuni. Abbiamo ricondizionato tutto dopo nel mese di ottobre, e ora, a un anno dall'alluvione, siamo di nuovo in possesso. Una parola la spenderei sul modulo beni culturali. Il modulo beni culturali è stato utilizzato qui per la prima volta, ma realizzato ovviamente in tempo di pace, grazie alla collaborazione con il MIC, grazie alla collaborazione con l'Ufficio delle Pietre, con il già citato, pluricitato Alessandro Sidoti, che l'abbiamo nominato più volte, facciamo un monumento stasera. Alessandro, che in tempo, però voi capite, noi abbiamo pensato al modulo beni culturali a 360 gradi per tutte le emergenze che possa riguardare i beni culturali. Qui l'abbiamo utilizzato sui generis, come diceva prima il sovrintendente, per un'emergenza sui beni librari e archivistici, quindi anche qui una cosa molto particolare. E quindi abbiamo dovuto un pochettino ricalibrare, però via via, insieme a tutti voi, abbiamo fatto, questo va bene, è il modulo, le varie competenze le abbiamo detto, questa è la FU Villa Montalvo, i comuni l'abbiamo visti, le foto sono sempre le nostre. Chiudo con le operazioni di stoccaggio che sono state fatte, molto del materiale è stato recuperato grazie al lavoro dei carabinieri che l'hanno, quindi è stata proprio una catena con i carabinieri che hanno toccato in mano e preso dal fango il materiale, portato alle archiviste, agli archivisti. E poi passato a noi della colonna mobile, che noi, ripeto, anzi ricordo a tutti noi, siamo a supporto, quindi il nostro è un lavoro a supporto in questo caso dei funzionari delle sovrintendenze, del MIC in generale. Questo è un lavoro che si supporta con i nostri volontari, con le nostre competenze e con i nostri beni. Il modulo beni culturali è un modulo che è già operativo per quanto riguarda tutta la parte dei beni, qui vedete due container refrigerati, ne abbiamo dovuti prendere altri tre a noleggio, uno poi l'ha preso Montemurlo da Broforost, noi abbiamo preso da un'altra ditta con i nostri. Il materiale è stato congelato quindi qui dentro, fino a via via, ci sono stati vari step, ma gli ultimi si sono liberati, è stato a settembre. Qui voglio anch'io ringraziare la dottoressa Pianea, che oggi non c'è, ma anche le colleghe, la Francesca Navardia e l'Enrica Boccione, che sono state veramente fenomenali con noi. È un altro mondo, perché quello della cultura rispetto a quello di protezione civile sono mondi completamente diversi, ma quello che ci fa piacere, onore, e
è che abbiamo visto che tutte le forze hanno collaborato come si dovrebbe fare, nei sensi proprio del codice di protezione civile nazionale, nel sistema di protezione civile che è fatto dalle varie componenti, e alla fine, qui per la prima volta, siamo riusciti in maniera differente, come diceva prima la dottoressa, rispetto anche a altre realtà, altre regioni. Noi siamo la Toscana e abbiamo il nostro metodo di lavoro, però penso che l'obiettivo, quindi, l'abbiamo portato a termine, certo sempre migliorabile, però questo è un buon punto di partenza. Grazie a tutti. L'associazionismo, sì. E visto che mi riesce bene, al colonnello Jasinski. Grazie. E attualmente sono ritornato ad essere quello che ero 50 anni fa, un volontario. E la mia opera è stata quella di fare il volontario in questa occasione. La mia storia nasce purtroppo nel 66, anche se sono, ho i capelli bianchi, ho iniziato a spalare anch'io il fango come tanti fiorentini. E da quel momento poi, dopo qualche anno, sono entrato in un'organizzazione che è la Croce Rossa Italiana. Ho finito la mia attività qualche anno fa come colonnello della struttura militare e per 40 anni purtroppo mi sono occupato di emergenze, di disastri e emergenze. Sono un coordinatore delle emergenze, nel modulo inglese si dice disaster manager. Sono uno disaster manager del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. E per quello gli amici della regione, sapendo che una delle ultime attività è stata quella di frequentare un corso al Dipartimento insieme al Ministero dei Beni Culturali per le attività della salvaguardia del patrimonio dei beni artistico del nostro paese, e ho frequentato questo corso nazionale, uno dei pochi che naturalmente l'ha frequentato, ma è stato utilissimo quando abbiamo iniziato a strutturare questo modulo con le istituzioni, certamente con la Regione Toscana, col Segretariato Regionale dei Beni Culturali, con le varie sovrintendenze e con le quattro organizzazioni di volontariato che sono nella colonna mobile. Adesso sono aumentate, ma la Misericordia, le Pubbliche Assistenze, la VAB e Vigilanza Antincendio Boschivi e la Croce Rossa. Ci siamo messi intorno a un tavolo 10 anni fa e abbiamo continuato a sviluppare per creare questo modulo, con le esperienze che avevamo noi di protezione civile, delle emergenze, con le vostre naturalmente capacità, professionalità, e abbiamo fatto la lista della spesa, cosa ci serviva, cosa era necessario, ed è venuto fuori quel carrello che avete visto, sono venute fuori determinate attrezzature. Manca qualche altra cosa, però lo dirò in fondo. Perché certamente abbiamo iniziato, ognuno per proprio conto, di formare il personale. Formare un personale che deve essere, e credo che qualcuno che era presente quel giorno a Quarrata me l'aveva sentito ripetere 30 volte, di supporto. Noi non ci sostituiamo a nessuno, siete voi i professionisti. Noi siamo di appoggio, ci chiedete quello che c'è da fare e noi lo facciamo. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza. Io non ho delle foto da farvi vedere, assolutamente, ho un filmato, perché abbiamo pensato di realizzarla, abbiamo messo insieme tutta una serie di filmati che abbiamo trovati di quei giorni, perché l'abbiamo utilizzato per il nostro personale, che noi continuiamo a fare formazione ai nostri volontari di Croce Rossa, perché oltretutto rientra in un progetto di carattere internazionale del Comitato Internazionale della Croce Rossa della Mezzaluna Rossa per la tutela dei beni culturali in caso di emergenza, guerra, di emergenza e di conflitto armato, calamità eccetera. E continuiamo ad avere questi rapporti a livello nazionale con il Ministero, abbiamo un ufficio ad hoc di Croce Rossa che si occupa di questo e su indicazione dei vari comitati e delle varie città apponiamo il famoso scudo blu secondo le convenzioni internazionali di cui noi siamo uno dei garanti. Ma a prescindere da questo, noi continuiamo, e questa attività che facciamo di formazione e che vorremmo coinvolgervi, glielo dico al sovrintendente anche se è in pensione,
perché sarebbe importantissimo riprendere questa attività. Per noi è necessario che siete voi a dirci, in un momento di quiete, di pace, cosa devono fare i nostri volontari e cosa non devono fare. E pertanto è stata una bella esperienza. Io ringrazio tutti i funzionari, i dirigenti della sovrintendenza, la direttrice dell'archivio di Quarrata, della biblioteca, il sindaco, perché hanno ascoltato fin dai primi momenti quello che noi gli si chiedeva. Lo vedete nelle prime immagini. Abbiamo chiesto di parlare fra di voi e di me, e quando ci siamo messi a disposizione lo abbiamo sottolineato. Dice: noi siamo qua per voi, diteci cosa vogliamo fare. Se per favore Filippo mi fai partire il video, poi dirò due o tre parole di questo video. Se lo apri tutto. Che partiva dal sottosuolo e saliva con queste benedette cassette, e qua venivano depositate su dei tavoli che erano stati predisposti, in cui c'erano i funzionari della sovrintendenza che decidevano cosa fare di questo materiale. Erano, diciamo, supportati dai volontari che seguivano le indicazioni dei funzionari. Come vedete, arrivavano là i tavoli e ad ogni tavolo c'era un funzionario che dava le indicazioni: questo si imbusta e questo non si imbusta. E quello che non si imbusta finiva qua dentro. Purtroppo, questo è il nostro mezzo di acquistato dalla Regione Toscana con tutta la struttura. Vedete che c'è il canale importantissimo, e quello è il modulo che ha aperto, come diceva giustamente Filippo. È la prima volta che l'abbiamo messo in pratica, uno dei quattro, perché di questi carrelli ne abbiamo quattro a disposizione che non volevamo mai usare, ma l'abbiamo usato ed è stato utilissimo. Ci siamo resi conto che ci serve qualche altra cosa da acquistare. Abbiamo fatto una lista della spesa alla Regione Toscana, gli abbiamo detto: dobbiamo comprare anche le cassette per il trasporto dal sottosuolo dove sia, ma anche i contenitori più grandi, perché le cassette hanno una funzione, i contenitori ne hanno un'altra. Devo dire, è stato utile il materiale che avevamo: i guanti, i giubbotti, le tute bianche, le mascherine, eccetera, eccetera. Il nastro, il famoso nastro, e le buste di plastica. Le buste che sono, naturalmente, la dotazione che avevamo non era sufficiente. È stato importantissimo prendere buste della Nettezza Urbana, per parlarci chiaro. Buste nere, abbastanza resistenti. Sono già belle pronte, ogni busta c'è il nastro con il numero, che numero veniva assegnato direttamente dopo la verifica da parte dei funzionari. Vedete, ci sono gli elenchi sul tavolo, questa si riconosce bene chi è. Passaggio successivo e andava nel
contenitore esterno, che poi a sua volta viene caricato sul camion e portato a Calenzano all'interno del container bellico, del container refrigerato. Devo dire, è stato un bel lavoro di squadra, ma veramente bene. Sapevamo, le figure erano tutte state individuate, e devo dire, da quella riunione, che secondo me è stata fondamentale, ognuno aveva il suo ruolo, ognuno aveva le sue responsabilità, e devo ringraziare veramente tutte le funzionarie e funzionari della sovrintendenza che i primi momenti ci hanno ascoltato, dicendo: ma questi chi sono? Cosa vogliono fare? E noi gliel'abbiamo spiegato, e c'è stata veramente collaborazione dall'inizio alla fine. Sapevamo che la quantità era enorme dopo della vista sotto nella biblioteca, ma anche nell'alto magazzino. L'alto magazzino era meno preoccupante, però effettivamente qua, dopo il fango e l'acqua e tutto il resto che ne considera, dalle considerazioni che avevamo fatto, eccetera. Questo naturalmente è stato tutto organizzato in tempo di pace. In tempo di pace abbiamo avuto la possibilità di vedere le varie necessità, e adesso con l'evento ci siamo accorti che c'è da integrare qualche cosa di materiale, e poi più che altro c'è, lo ribadisco secondo il mio modesto parere, c'è la necessità della vostra collaborazione. Questo ve lo dico perché il nostro paese, come state vedendo, è un continuo situazione di eventi, una dietro l'altra. Io ho lasciato la mia attività di servizio con l'alluvione di Aulla, dopo essere stato giù nel terremoto dell'Aquila, e mi ero dedicato ad aiutare i vigili del fuoco a liberare alcune chiese, alcuni musei di Arredi Sacri, ad Aulla l'archivio storico di Aullo sotto il cinema, eccetera eccetera. Non so cose che vi potete immaginare, però certamente c'è questa necessità. Noi dobbiamo purtroppo continuare a preparare il volontariato, che è di aiuto a voi, alla vostra organizzazione, al vostro sistema di intervenire nelle emergenze, e pertanto c'è questa necessità che ci aiutate nella formazione. Grazie. Grazie. Le colleghe restauratrici, Barbara Cattani e Rita Capitani, opificio delle pietre dure, che ci porteranno il loro apporto. Grazie. Benissimo, allora abbiamo diviso appunto questa presentazione, che cercheremo appunto di sintetizzare il più possibile, anche perché in effetti tante cose sono già state mostrate, passandoci un po' la parola. Presenteremo gli interventi che sono stati fatti con l'opificio delle pietre dure, i rischi e i danni in realtà in caso di alluvione. Daremo poi delle linee guida, seguendo proprio anche le normative rispetto appunto ai materiali librari fotografici e archivistici, e poi parleremo anche di conservazione preventiva. Innanzitutto appunto diciamo che l'opificio è stato coinvolto per il recupero all'interno dell'archivio del comune di Montemurlo e poi all'archivio e alla biblioteca del comune di Quarraca, quindi non ci siamo occupati di campi. E siamo intervenuti noi come settore materiali cartacei e membranacei dell'opificio, però in realtà poi sono stati coinvolti anche tutti gli altri colleghi restauratori che si sono resi responsabili, quindi di tutti i settori. In più sono stati coinvolti anche gli allievi della scuola d'alta formazione che abbiamo, quindi gli allievi restauratori. Per loro è stata un'esperienza naturalmente incredibilmente formativa e importante. Cosa ci siamo trovati di fronte? Appunto, ci siamo trovati di fronte, questo per esempio l'archivio di deposito di Montemurlo, dove appunto con Silvia e con Maria Francesca abbiamo lavorato. Ci siamo appunto trovati di fronte a una situazione che purtroppo è molto familiare
noi diciamo come restauratori spesso proprio ci occupiamo anche di formarci proprio sulle emergenze e abbiamo appunto presente quella che è la fatica della gestione del materiale. Qua vediamo per esempio anche la grandezza, quindi immaginate il peso comunque del materiale umido, il problema degli spostamenti, e qua invece è giusto un esempio appunto dell'allestimento di un'asciugatura all'aria di qui, poi dopo si parlerà più estensivamente. Queste immagini le avete già viste, sono i santi bin in cui abbiamo inserito il materiale da congelare, e qui invece appunto da una situazione archivio in cui abbiamo recuperato quasi tutto, perché appunto materiali archivisti sono di fatto degli unicum, passiamo invece alla biblioteca di Carrata dove quasi tutto il materiale invece librario è andato a scarto, e quindi c'è appunto questo container in cui è stato portato il materiale. Significativa questa fotografia, ci fa capire come i volumi abbiano aderito al soffitto, quindi quelle tracce che vedete sono proprio il fango e l'impronta lasciata dai volumi, quindi ci fa capire che di fatto tutto lo spazio deposito della biblioteca è stato interessato ed è stato saturato d'acqua. Qua invece appunto, sempre per fare una piccola carrellata di danni, vediamo qual è uno dei problemi diciamo più cogenti che abbiamo oggi, oltre sviluppo di muffe eccetera, poi dopo lo vedremo un pochino più in modo approfondito, ma il materiale a stampa digitale che assolutamente non tollera l'acqua. Quindi abbiamo sanguinamenti di inchiostri per quanto riguarda il materiale manoscritto, ma soprattutto i materiali digitali sono affetti poi da questo problema. Quindi qual è il problema più grosso? Che spesso all'interno i danni in realtà d'acqua non sono soltanto legati alle esondazioni, ma in realtà possono essere la conseguenza di guasti tranquillamente, ma anche come esiti di un sisma per esempio, per il danneggiamento di impianti idrici, ma anche dopo gli incendi se ci sono degli impianti di spegnimento che sono ad acqua. Ora ce ne sono sempre meno all'interno di archivi e biblioteche, però è un rischio preciso. Quindi piccola carrellata di fenomeni diciamo del danno: il rigonfiamento dei materiali, quindi appunto il compattamento poi per esempio delle coperte e la deformazione all'interno degli scaffali, la caduta del materiale rigonfiato, materiale che appunto arriva a pesare molto di più per via dell'umidità, magari non dell'acqua ma anche proprio il carico di umidità assoluta all'interno dei volumi, tendono poi a far rigonfiare e poi proprio sfanciare e precipitare il materiale. Lo sviluppo di microrganismi che attaccano qualsiasi cosa, plastica compresa, anzi sui materiali appunto del comune di Quarrata abbiamo visto che proprio le buste che avevano un rivestimento plastico sono state quelle che poi sono state interessate maggiormente dalle buste. Il problema della presenza metallica, quindi graffette, raccoglitori che naturalmente poi corrodendosi provocano macchie al materiale contiguo. Il trasferimento di scritte, il trasferimento di colori ai materiali contigui. Per quanto riguarda il materiale fotografico, il caso peggiore è il rischio di perdita parziale oppure totale dell'immagine per via proprio dell'idrolizzazione delle emulsioni. Passo ora la parola a Rita. Grazie. Qui vediamo in breve tutti i condensati degli strumenti in italiano per la gestione delle emergenze, e in particolare cito i video dimostrativi messi a punto dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che sono utili alla formazione dei volontari, e le linee guida sui depositi temporanei con annessi laboratori di restauro che sono state messe a punto anche con la collaborazione dei colleghi dell'Opificio delle Pietre Dure. In particolare sono importanti due circolari ministeriali del 2004 e del 2007 che trattano dei piani di emergenza specifici per la tutela del patrimonio culturale e della pianificazione e gestione delle esercitazioni periodiche e straordinarie. L'allegato 1 alla prima circolare in particolare descrive le informazioni da inserire nel piano di emergenza, un documento che va aggiornato periodicamente con un'analisi dei rischi specifici a cui sono sottoposti l'edificio e il patrimonio. All'interno di questo piano di emergenza ciascun istituto dovrebbe prevedere delle piantine in cui segnalare la presenza degli impianti che andranno sezionati per poter intervenire in sicurezza, la collocazione delle chiavi,
topografici, elenchi di versamento, e anche in questi elenchi la priorità di salvataggio, che deve essere determinata per gruppi, non per singolo oggetto, sulla base di criteri legati al valore anche informativo e amministrativo, il rischio di danneggiamento, l'uso, quindi anche la frequenza delle richieste di consultazione e prestito. In generale è importante che gli spazi siano ordinati, che si abbia contezza di quello che si conserva e che si riceve anche in versamento o in deposito con degli elenchi di consistenza. Gli spazi dovrebbero essere il più possibile liberi e anche quando ci si occupa dello scarto periodico si dovrebbe cercare di accantonare il più possibile il materiale. Questo perché in caso di alluvione, come vedete, tutti gli ingombranti, gli arredi e tutto ciò che è a terra si mischia con ciò che si trovava sugli scaffali e che potrebbe cadere. Perciò non è stato infrequente in altri casi che il materiale da scartare già accantonato si mescolasse purtroppo a quello da cercare e salvare. E in questo piano di emergenza deve essere anche segnalata la posizione delle scorte dei materiali di ciascun istituto. Questo perché i materiali possono diventare difficili da reperire durante un'emergenza e poi per poter gestire piccole emergenze quotidiane. Come abbiamo visto, il contatto con l'acqua è il più frequente per archivi e biblioteche anche a causa di piccoli guasti di impianti idrici e termici. Questo è un esempio di un piccolo kit di una biblioteca vera e propria. Di fatto si tratta anche di banali scatole che contengano stracci, teli di plastica. Qui li vedete in uso per isolare il contatto dell'acqua con i materiali asciutti dopo che sono stati rimossi e messi in sicurezza quelli invece bagnati. È importante che siano presenti delle dotazioni di dispositivi di protezione individuale per proteggerci dal contatto diretto con l'acqua, col fango e con eventuali inquinanti, e una prima selezione di carrelli e casse leggere per le simulazioni dell'emergenza e per gestire appunto le emergenze più quotidiane. Poi, durante l'emergenza, potrà essere necessario invece utilizzare dei mezzi meccanici, nastri trasportatori, come vedete in questi casi. Sempre nel kit dell'emergenza dovremo prevedere i materiali necessari all'allestimento di un'area asciutta, che dovrebbe essere già identificata nel piano di emergenza. Dovremmo identificare nel nostro edificio delle zone sicure e i percorsi anche per raggiungerli in caso di emergenza. Poi dovremo reperire o avere almeno una prima scorta di materiali per asciugare all'aria o congelare il materiale. Le emergenze che abbiamo affrontato e stiamo affrontando ci dimostrano che i danni sono sempre più ingenti nei depositi interrati o nei sottotetti, quindi è sicuramente vantaggioso anche economicamente investire nella ricerca di depositi sicuri. E quando si è costretti ad utilizzare, come già stato detto, degli spazi a rischio, introdurre delle paratie, lasciare i palchetti bassi inutilizzati ed eventualmente utilizzare un imbustamento sottovuoto preventivo. L'altra cosa importante è invece nell'allestimento di un nuovo deposito scegliere arredi e impianti sicuri, allontanarli eventualmente dalle pareti esterne e dagli impianti presenti, e condurre un monitoraggio continuo delle condizioni. Qui ad esempio vi mostro una scaffalatura senza palchetto di protezione superiore con un impianto di spegnimento ad acqua che aveva provocato con una scarica in bianco il bagnamento dei documenti in assenza di incendio, oppure delle macchie su un controsoffitto in cartongesso che sono state poi notate soltanto quando l'acqua è arrivata a bagnare i volumi nella scaffalatura. E poi passo di nuovo la parola a Barbara per quanto riguarda invece gli interventi diretti sul materiale quando l'emergenza si è già verificata. Oramai tutti voi avete avuto esperienza di questa filiera delle emergenze, quindi ve la presenterò anche con casi un po' diversi rispetto a quello magari che è stato visto a Quarrata e Montemurlo per quanto ci riguarda.
E, appunto, la prima cosa fondamentale è quella di dotarsi di dispositivi di protezione personale, naturalmente lasciare intervenire vigili del fuoco, comunque chi possa appunto intervenire a mettere in sicurezza le aree di lavoro, cercare appunto di definire delle aree che siano ventilate, cercare di ridurre le fonti di umidità, quindi attraverso gli umidificatori o anche banalmente aprendo le finestre, utilizzando ventilatori, e organizzare persone e spazi di lavoro. Ci sono diversi strumenti, appunto, come quelli che ha già illustrato Rita prima di me, che permettono appunto di orientarsi rispetto proprio a questa filiera. Quindi qua vediamo una decision tree di fatto che cerca di indirizzare proprio le azioni verso o l'asciugatura all'aria o il congelamento, e dal congelamento poi in realtà si può ritornare ad un'asciugatura all'aria oppure alla liofilizzazione. Nel caso appunto di Montemurlo, noi abbiamo agito su molta parte del materiale tramite asciugatura all'aria, di fatto sostituendo buste e contenitori e utilizzando appunto i grandi tavoli che ci sono stati messi a disposizione in un centro proprio accanto alla biblioteca, per poter appunto proprio aprire e distribuire sui tavoli i fascicoli. Per quanto riguarda invece il materiale fotografico, quello che era umido di fatto, che aveva solo piccoli danneggiamenti ai contenitori, sono stati usati gli locali della biblioteca stessa, quindi pian terreno sui tavoli, e qua devo dire che grandissima parte del materiale è stata fatta direttamente e in modo alacre e fantastico dal personale della biblioteca e poi anche dalla collega Francesca Bongiovanni di Alinari, che è intervenuta in un'occasione. Per quanto riguarda invece appunto questi sono dei nastri, quindi sono dei nastri magnetici, ed erano le registrazioni dei consigli comunali, non eravamo certi che ci fossero delle trascrizioni, per cui sono stati fatti asciugare all'aria. Ecco, questi sono materiali che per esempio non si prestano a un intervento, per esempio uno srotolamento oppure un lavaggio, un risciacquo, sono trattamenti già di tipo industriale, quindi se ci fosse stato del fango di fatto avremmo dovuto proprio indirizzarci direttamente a un restauratore di fatto di materiali comunque cinematografici o comunque di audiovisivi, ecco, non sarebbe stato possibile intervenire. Questo invece è un altro esempio, invece dall'alluvione di Forlì, per esempio i vinili che invece erano sporchi di fango, questi invece sono stati sciacquati direttamente grazie ad una linea d'acqua che era stata attrezzata nel cortile nel piazzale del seminario arcivescovile di Forlì, era estate, quindi è stato anche possibile comunque organizzare questa linea d'acqua e questa filiera, e quindi attraverso l'uso di spugne è stato possibile poi dopo far asciugare all'acqua i vinili già puliti. Quando invece si parla appunto di congelamento, avete già visto insomma diversi passaggi, qua vedete semplicemente la Biblioteca Nazionale è dotata appunto di frigoriferi a pozzetto, ora appunto ci sono invece fortunatamente i container della protezione civile, il materiale può essere imbustato oppure può essere incestato come nel caso delle fotografie di Quarrata e mandati al congelamento. Importante rimuovere l'eccesso di acqua che comunque c'è all'interno dei bin, che spesso appunto, visto che quasi mai si riescono a incestare i materiali e poi dopo a mandarli al congelamento, quindi è bene verificare subito prima del congelamento che non ci sia troppa quantità di acqua, specialmente perché attraverso il meccanismo del congelamento, se non c'è un abbattimento del materiale, vale a dire se il materiale non viene portato immediatamente a meno 40, si formano dei cristalli di ghiaccio molto grandi. Voi sapete che il ghiaccio è l'unica di fatto sostanza che comunque espande congelando, l'acqua espande diventando ghiaccio, l'abbattimento permette di formare dei cristalli molto piccoli, ed è quello che viene fatto anche di fatto con gli alimenti, al modo per preservare gli alimenti. Se invece si congelano e si portano a meno 18, come spesso comunque succede, si formano questi cristalli molto grandi che rischiano di creare delle deformazioni e quindi di fatto danneggiare ancora di più il materiale. E quindi poi tra l'altro diventa anche molto più lunga la liofilizzazione, che è un intervento estremamente energivoro, perché ci vuole elettricità, ci vuole personale, ci vuole controllo comunque sugli liofilizzatori. E poi appunto il ripristino di fatto degli ambienti, che è la cosa fondamentale. Quindi qua archivio sempre di Quarrata. Vedete appunto questo di umidificatore industriale che è stato affittato proprio dal comune grazie appunto ad una collaborazione, ventilatori, spostamento dei materiali.
Ecco, come conclusioni possiamo dire che l'importante è avere sempre uno scambio, una comunicazione tra gli enti di tutela, proprietari, i volontari, archivisti, restauratori, bibliotecari. In Toscana direi che ha funzionato benissimo, quindi non ci possiamo preoccupare di questa cosa. E poi appunto l'importante è prevenire, quindi appunto dotarsi di piani d'emergenza, dotarsi comunque di cassetti o spazi dove stoccare del materiale che possa servire in caso di emergenza. In emergenza appunto non è necessariamente l'alluvione, ma può essere veramente anche soltanto un tubo rotto, e questo capita spessissimo. Io ho lavorato 18 anni in Biblioteca Nazionale, ma assicuro che era quasi all'ordine del giorno avere comunque un tubo rotto in uno dei numerosi magazzini. Infatti poi coordinare, coordinarsi, formare appunto, e anche formarsi, continuare la propria formazione, saper coordinare i volontari e poi appunto valorizzare e condividere come stiamo facendo stasera. Quindi grazie mille. Grazie. Ringraziamenti senza nominarli tutti, però appunto a tutti quelli che hanno partecipato attivamente dal lato PD, poi appunto anche colleghi dell'Archivio di Stato di Firenze, personale Ales, appunto la Fondazione Linari per la Fotografia, Alessandro Sidoti, Ale, un po' nominato. Stasera mi fischia tutto, Alessandro. Bisogna sentirlo dopo per sapere come sta. Grazie allora alle colleghe dell'OPD che ci hanno dato anche tante informazioni utili per il nostro lavoro quotidiano di conservazione preventiva. Ora mi do la parola e a quest'ora così tarda mi costringo anche a essere ulteriormente rapido rispetto a quello che avevo pensato, quindi cercherò di leggere più velocemente possibile. Esattamente un anno fa, il 13 novembre del 2023, era un lunedì, ero a redigere la relazione presa in carico, trasporto e congelamento del fondo fotografico Carnicelli del comune di Quarrata, missione del 12/11/2023, che ho ritrovato datata a quei momenti nella mia cartella del file system dedicata all'alluvione del 3 novembre del 2023. Da questo flash ho preso spunto per ricostruire le vicende di quei due mesi intensi di lavoro che oggi siamo qui a ricordare insieme, e non con la retorica della celebrazione, ma con lo spirito della presa di coscienza e della consapevolezza a mente fredda del molto che abbiamo fatto a beneficio in primis dei beni culturali di cui siamo custodi, con risvolti però anche assai rilevanti sull'accrescimento della nostra professionalità. Due mesi intensi dunque, durante i quali in sovrintendenza abbiamo lavorato, come si dice, H24 sulle conseguenze dell'alluvione. Questo non è un semplice modo di dire, ma una vera realtà, a dimostrazione della quale cito solo due particolari. Così mi sono divertito a ricercare il nostro protocollo informatico, appunto questi due, e ho trovato questi due protocolli, il 4580 del 9 novembre 2023, rilasciato alle 21.04 e 49 secondi. Era una lettera di missione per una collega che doveva recarsi il giorno dopo appunto a Montemurlo, e un altro, un arrivo, il 54.58 del 19.12.2023, rilasciato alle 6.03 e 28 secondi, dove le 6 sono appunto le 6 della mattina, non le 18. Una comunicazione di avvenuta consegna. Quindi ecco, come vedete, anche l'attività di protocollo che è stata richiamata prima dal nostro Michele Di Sivo, insomma, ha funzionato in maniera molto estesa rispetto a quelli che sono gli orari d'ufficio, e ricordandovi le nostre protocolliste di allora, appunto Elena Ceccarini e Nicoletta Numellini. Ecco, su questa falsa riga cito anche un'altra questione, insomma, ecco, che la mia cartella del file system che ho appena ricordato, appunto alluvione 2023, conta 311 megabyte, 392 file e 29 cartelle accumulate in un anno di lavoro. Rispetto a quella, alla cartella più grande che io ho nel mio file system, di 950 megabyte, quella dell'alluvione è un terzo. Peccato però che appunto quella della vigilanza sia stata accumulata in 8 anni di lavoro, non in un anno solo di lavoro, no? Questo per dare un po' anche le dimensioni di quello che abbiamo fatto.
E a tutto ciò hanno lavorato davvero tanti soggetti anche esterni alla sovrintendenza, che ritengo opportuno citare, ecco, se dovessi scegliere di eliminare qualcosa dalla mia veloce relazione, non scelgo di eliminare la citazione soprattutto dei colleghi della sovrintendenza. In rigoroso ordine alfabetico elenco Silvia Bianchi, che si è occupata appunto sul territorio dell'Outsourcer di Quarrata e del territorio dell'Aretino, Claudia Borgia di Campi Bisenzio, Quarrata e Outsourcer, Elena Ceccarini, che appunto ha lavorato intensamente al protocollo e sul territorio a Prato, Piero Gualtieri in amministrazione, soprattutto appunto per l'attività di affidamento dell'incarico di congelamento che dopo ricorderò, Irene Mauro su Quarrata, Anna Nicolò a Campi Bisenzio, Outsourcer, Quarrata e Prato, Monica Nocentini a Campi Bisenzio, Outsourcer e Quarrata, Nicoletta Nomellini al protocollo, Maria Francesca Stamuli a Montemurlo, Quarrata, San Marcello Piteglio e Prato. E poi tutti gli altri colleghi MIC e anche tanti altri soggetti. Beh, sfrutto la slide delle colleghe dell'OPD, non li cito perché erano i soliti nomi, però altri soggetti che voglio ricordare sono stati senz'altro ANCI Toscana, che è stata importantissima per il coordinamento dell'ultima parte del nostro lavoro, le reti documentari, tra cui fra tutte spicca anche per noi la REDOS, che è stata citata anche precedentemente. Ecco, volendo poi evidenziare tre momenti e punti salienti di tutto il lavoro fatto, allora innanzitutto cito e ribadisco qui, perché è stato solo accennato fino ad ora, il fatto che tra i vari soggetti colpiti dagli eventi figurò un fornitore di servizi di outsourcing, appunto, circostanza che ha causato la parziale sommersione di ben 21 archivi di enti locali che diversamente non sarebbero stati colpiti dall'alluvione. Quindi ecco, anche rispetto ai tre comuni oggi qui presenti colpitissimi, pensate appunto a cosa sono altri 21 enti locali di cui ci siamo dovuti occupare. Ecco, quindi questo è proprio un elemento fondamentale che ha rappresentato, guardate appunto rispetto a tutto quello che ci siamo detti stasera, io direi più del 50% del lavoro che poi noi abbiamo effettivamente svolto, anche amministrativo, no? Che portare avanti la gestione di quella situazione lì. Un secondo elemento cardine è stato importantissimo soprattutto dal punto di vista amministrativo, il già citato intervento conservativo imposto ai sensi degli articoli 32 e 34 del codice dei beni culturali, che il nostro soprintendente allora in carica firmò in data 17 novembre 2024, 23, sì. Quest'atto fu un vero punto di svolta rispetto al quale c'è stato davvero un prima e c'è un dopo tuttora attivo. Un prima, perché arrivare a questo intervento conservativo imposto è stato veramente faticoso, anche per appunto i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, che non sono stati così, come dire, piani sempre e comunque. E poi appunto ha rappresentato dal punto di vista amministrativo di costruzione proprio dell'atto e dell'intervento un notevole sforzo, anche diciamo un primo caso per noi, per la sovrintendenza toscana. È stato poi l'elemento amministrativo che ha permesso successivamente di affidare con risorse ministeriali per un totale di 52.435,60 euro il successivo incarico a ditta specializzata per la crioconservazione della documentazione alluvionata. Ecco, questo è stato possibile perché abbiamo appunto noi fatto questo atto conservativo imposto, e il nostro ministero, con variazione di bilancio, tenete conto anche le date quando questo succedeva, quasi a chiusura di bilancio, no? Quindi è una cosa veramente straordinaria anche per la nostra amministrazione. Ecco, invece qui da ringraziare davvero la DGA con il servizio primo e secondo, che in 448 diciamo sono riuscita appunto a mettere in campo
così ingenti risorse per i nostri standard. Ecco, e con determine successive di affidamento dell'incarico abbiamo dato un primo incarico, poi un primo rinnovo, un secondo rinnovo, un terzo rinnovo è stato poi garantito da fondi e risorse di ANCI Toscana. Terzo e ultimo elemento che citerei è conseguenza del precedente, in particolare delle operazioni conservative di congelamento della documentazione. Si tratta dell'attività pratica e amministrativa dei collaudi di tre saggi di asciugatura condotti su alcuni campioni di documenti per consentire da una parte di conoscere gli effetti delle prime operazioni di recupero dei beni ammalorati, cioè il loro congelamento, dall'altra l'opportunità o meno di procedere con l'effettivo recupero per la rinnovata fruizione della documentazione una volta che questa fosse stata sottoposta alle operazioni di asciugatura. Esiti tutti e tre positivi e quindi siamo stati molto 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 contenti di quello che abbiamo anche fatto e disposto all'origine di tutto questo. Tale attività si è svolta nei mesi di giugno e luglio di quest'anno ed è stata preceduta da un intenso lavorio condotto con i comuni, con il fondamentale apporto e coordinamento di ANCI Toscana, ed è stata seguita finalmente dall'impegno sia amministrativo sia economico dei singoli proprietari degli archivi alluvionati presso l'outsourcer, con l'apporto fondamentale delle risorse garantite dal bando del Consiglio regionale citato anche precedentemente. Tutto il resto è storia attuale, cronaca amministrativa, vorrei dire, di una vicenda che dura tuttora, con le operazioni di recupero effettivo della documentazione destinata alla conservazione permanente, di scarto archivistico di quella che potrà invece essere eliminata a norma di legge, di restauri importanti, soprattutto di quella storica, particolarmente colpita e purtroppo danneggiata. E mi sto riferendo nello specifico ai documenti dell'archivio storico comunale di San Marcello Piteglio, uno per tutti. Una vicenda che durerà ancora per molto, perché queste, soprattutto gli interventi di restauro, sono attività lunghe e delicate, ma indispensabili per la preservazione della memoria che passa attraverso documenti e archivi. Quindi la vicenda non è conclusa, incrementerò ancora di più la mia cartella di file system, i fascicoli informatici del nostro protocollo, ma insomma l'esperienza è stata nel dramma veramente importante, formativa, come è stato più volte detto, e occasione di conoscenze non solo tecniche sulla materialità dei documenti, ma anche di persone. Davvero bello, grazie. No, riapro il microfono per dire un saluto a tutti, direi che qui si conclude la nostra serata, non so quale delle voci a questo punto sto utilizzando, insomma. Grazie a tutti davvero anche per la pazienza e alla prossima in occasioni insomma ancora più costruttive. Grazie.